Parlo da qui in una maniera informale, come sono sempre informali i nostri meeting, perché si basano essenzialmente su un rapporto che poi diviene incancellabile nella storia dei partecipanti e nella storia della nostra associazione, cioè l'amicizia. Con l'amicizia, nel corso della mia vita, sono riuscito a costruire le poche o tante cose veramente belle per le quali vale la pena vivere, e non rinuncerò mai a questo sentimento, perché è quello che dovrebbe, e purtroppo uso il condizionale, legarci. È stato un anno estremamente difficile ed è il convegno più difficile che ci siamo trovati ad organizzare. Vi dico solo che i panel che voi troverete probabilmente nelle vostre cartelle sono stati cambiati quantomeno 10 volte nelle ultime 48 ore. Abbiamo lottato per riuscire a farlo e nonostante ciò, vedendo la platea e le autorevoli vostre presenze, mi conforta e devo dirvi grazie con tutto il cuore. Dicevo, cambiati 10 volte, sì, perché solo guardando quello che è successo stamattina, la Ivana Stojiljković, console generale di Serbia a Trieste, non potrà intervenire perché ieri non si è sentita bene e ha fatto un tampone. Noi le facciamo i nostri migliori auguri e la ringraziamo per la responsabilità anche. Certo, però, è un dispiacere non da poco non avere la Serbia con noi, un paese come tutta l'area balcanica, ampiamente rappresentata, fortunatamente qui anche oggi, che ha affascinato tutta la mia vita. Ma come lei, purtroppo, anche altri, Klemen Miklavic, il sindaco di Nova Gorica, tra l'altro un caro amico con il quale avremmo dovuto discutere di Gorizia, capitale europea della cultura, e del GECT, ha l'influenza. Cioè, e queste sono le cose minimali, ma credetemi, è stata una fatica, per cui vi sono doppiamente grato. E ciò non toglie che il nostro parterre, ancora una volta, si conferma un parterre de roi, nel senso che abbiamo qualcosa come 5 ambasciatori, 6 consoli generali, direttori, abbiamo presente la Farnesina, la direzione Balcani, e ringrazio il dottor Seniga che è venuto da Roma appositamente per questo incontro. Cioè, il livello siamo riusciti a mantenerlo molto alto. Cosa dirvi? Le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare come associazione quest'anno si sommano alle difficoltà che il Covid ha provocato anche in tutti i paesi, i miei paesi, come amo chiamarli io. E, per cui diventa estremamente difficile quello che invece per me e molti di voi che siete diplomatici è un dovere professionale, quello di muoverci, di girare, di avere relazioni, di avere contatti. Io mi sono mosso per la prima volta una decina di giorni fa, sono andato a Mosca dopo 2 anni perché l'ultima visita all'estero è stata fatta l'11 novembre del 2019 a Budapest. Da allora non mi sono più mosso. E voi capite che in una regione come la nostra, piccola ma strategicamente fondamentale, se non si hanno relazioni internazionali, non ci si sviluppa.
perché l'economia corre su quei binari lì e attraverso la cultura, che è quella che il Covid purtroppo ha soprattutto sacrificato, perché sembra quella di cui non se ne ha bisogno. Concluderei, per non farla molto lunga, con una riflessione che abbiamo fatto, e ringrazio anche il presidente del Mittelfest, il dottor Corciulo, che è qui oggi, in una collaborazione fra Mittelfest e Associazione Mitteleuropa, abbiamo dedicato quest'anno il paese leader, diciamo così, l'ospite principale alla Repubblica di Slovenia. Siamo stati onorati della visita e abbiamo accolto in Cividale il Presidente della Repubblica, però in quella sede dove abbiamo discusso di rapporti fra noi e Slovenia è stata sottolineata più volte una cosa che purtroppo molti responsabili anche di dicasteri e posti importanti, e saluto il magnifico rettore in particolare su questo argomento, che la cultura può produrre, è motore dell'economia. E io quindi, con il vostro aiuto, continuerò a fare questo tipo di lavoro, aiutato da tutti i membri della direzione dell'associazione e degli amici, fino all'ultimo respiro, perché credo veramente che sia la cosa più importante che noi possiamo fare per le nostre rispettive terre. Quindi un grazie ancora affettuoso, con totale gratitudine di cuore a voi che avete sfidato tutto per essere oggi qui con noi. Poi le presentazioni le faremo durante i panel nome per nome, e quelli che non sono nei panel mi premurerò io di ricordarlo, anche perché possiate conoscervi fra di voi. Partiamo con i saluti istituzionali e ovviamente do subito la parola al padrone di casa, al sindaco di Udine, professor onorevole Fontanini, Pieri per noi, un amico al quale mi lega un'amicizia di più di 40 anni e che ringrazio per aver messo a disposizione nostra questa bella sala per questo convegno. Grazie Pieri. Welcome to Udine, benvenuti a Udine, capitale del Friul, benvenuti in questa città, Udine, che è la capitale di questa zona della regione Friuli Venezia Giulia, che ha un'identità particolare perché qui vive il Friuli. Io ringrazio Paolo Petiziol che ha scelto ancora una volta questa location, questo luogo, per portarvi a riflettere e soprattutto per manifestare ancora con forza la volontà dell'Associazione Mitteleuropa, ma io penso di tutti i friulani e quindi anche degli amministratori di questo territorio, di questa città, di essere aperti al confronto culturale con i popoli vicini a noi. È una cosa importante questa, che come sempre dà spessore a questi incontri, a questi convegni, in un momento particolare, perché non era mai successo che dovevamo stare con le mascherine e avere la distanza, ma insomma ci sono anche queste cose. L'importante è che i contatti, gli incontri continuino e soprattutto che guardiamo con fiducia al futuro, perché l'Europa, questa parte d'Europa, ha ancora tante cose da lanciare come messaggi. Abbiamo sentito che Gorizia sarà fra qualche anno capitale della cultura in Europa, quindi siamo veramente contenti di questo riconoscimento dato alla città di Gorizia, che fa parte anche lei del nostro Friuli, e quindi ci saranno ulteriori occasioni proprio per approfondire
culturalmente gli incontri con i popoli che compongono questa bellissima Europa. Grazie Paolo, sei la 17ª edizione, con grinta continui a tenere viva questa luce, questo faro che parte proprio dal nostro Friuli verso i popoli della Mitteleuropa. E ancora benvenuti a tutti voi in queste giornate di studio e anche avete anche dei momenti così di visita sul territorio del nostro Friuli in particolare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a te, signor Sindaco, e portare questo vento d'Europa nella nostra capitale da friulani è sempre per me una grandissima gioia. Mi ricorderò sempre il giorno della tua elezione a sindaco che ti ho detto: Pieri, par plaisir, ti domandi dopo una roba. Pietro, per piacere, ti chiedo solo una cosa, scusate che mi scappa il friulano ogni tanto. Fai di Udine una capitale europea, perché il Friuli ha tanto bisogno di questo. Quindi, Pieri, so che stai con tutte le tue forze cercando di, e io cercherò in tutto quello che posso con l'associazione di darti una mano. Grazie ancora. Continuerei con i saluti istituzionali, visto che abbiamo parlato di cultura e dell'importanza della cultura, con il saluto del magnifico rettore di quella che io chiamo sempre la mia università, vista la bella esperienza settennale che mi avete dato l'opportunità di fare, il professor Pinton, che ringrazio sentitamente, sia per la presenza e sia per la collaborazione. E mi dimenticavo di dire una cosa importante: noi siamo in streaming sul sito dell'Università degli Studi di Udine e è stato mandato il nostro link a tutte le università italiane. Quindi tutte le università italiane in questo momento possono seguire quello che qui si dice. Grazie a te. Non grazie a me, io sono il portavoce, del resto con un fan e un supporter come Paolo, è difficile, è un mestiere abbastanza facile. Io volevo anche ricordare che abbiamo una convenzione, noi, non solo l'esperienza che Paolo ha fatto nel nostro consiglio di amministrazione, ma una convenzione quadro, che non è solo una cornice, perché in realtà il quadro lo stiamo dipingendo un po' alla volta con tutto ciò che ci sembra utile fare per questo territorio e per la cultura. Il sindaco diceva che Udine è una città speciale, beh, speciale anche l'università, perché l'università è nata per volontà popolare, non mi stancherò mai di dirlo, io che non sono friulano ma ormai ce l'ho nel cuore, questa emozione proprio per favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, e lo fa con tutte le sue forze, le sue volontà e naturalmente in collaborazione con tutte le entità e gli enti del territorio, insomma. E ovviamente Mitteleuropa e l'associazione è parte di questo. Noi cerchiamo sempre di essere presenti, di contribuire, portare anche il nostro contributo. Guardo il professor Miani, io stesso darò anche un piccolo contributo oggi, perché crediamo assolutamente che la cultura, quello che è scritto è assolutamente importante, sia un vaccino culturale, ma guardate, contro qualunque tipo di epidemia o pandemia. Qualcuno diceva che la cultura è un ornamento nella buona sorte, ma è un rifugio nella cattiva sorte. Il signore si chiamava Aristotele, quindi ben prima del coronavirus, e lungo tutti questi secoli abbiamo attraversato vari momenti in cui il vaccino ha dovuto entrare in gioco e soprattutto, come stiamo facendo ora, dovremmo continuare a ripetere la vaccinazione per non dimenticarci quanto importante sia la cultura come unione e collante di dialogo fra le comunità. E credo che quindi in questo il ruolo di Mitteleuropa, con un obiettivo che è quello della cultural diplomacy alla fin fine,
una cosa che ho digerito, un concetto, proprio grazie anche ai colloqui con Paolo, sia fondamentale. Quindi per noi, cioè, non è un apprezzamento il mio, oltre che il saluto e la collaborazione di tutto l'Ateneo Friulano. Grazie, grazie, magnifico, sempre. Posso dare due mezze buone notizie, nel senso che poi dovremo costruirle. Prego Sonia, la dottoressa De Marchi, che è anche componente del nostro direttivo, di memorizzare questo. Abbiamo l'onore di avere qui con noi praticamente l'ambasciatore facente funzioni di Bielorussia, che è quasi un anno, ma purtroppo sappiamo che anno abbiamo passato, che mi tormenta, mi martella proprio per le relazioni fra l'Università di Minsk e noi. Quindi questo è qualcosa che dovremmo sicuramente sviluppare nei prossimi mesi, anche con una visita a Minsk che è già programmata. Ma abbiamo l'onore grandissimo di avere con noi di nuovo, che è un ritorno, Alexei Gromyko, che è il responsabile della, diciamo, direzione Europa dell'Accademia delle Scienze di Mosca. Abbiamo cenato assieme ieri sera e anche con lui abbiamo ipotizzato degli sviluppi relazionali. Tutti capiscono quanto sia importante la Russia in un momento particolare come questo. E per cui lavoro ce n'è tantissimo. Io farò tutto quello che posso, ma mi aspetto un po' la collaborazione di tutti, perché sono impegni piuttosto importanti, per non dire gravosi. Consentitemi ancora, prima di andare avanti, un saluto particolare al mio fraterno amico, all'ambasciatore Kovac. Posso dirlo, no? Perché ti devo, 2 anni fa io sono diventato cittadino ungherese perché l'ambasciatore Kovac, saputi i miei precedenti, anche familiari, ius sanguinis, non soli, scusate, questo è il mio cane che mi avverte che dovevo prendere le pastiglie, ma le ho già prese, e che ringrazio affettuosamente per la presenza, è stato anche vice ministro degli esteri della Repubblica d'Ungheria e l'ho conosciuto in quell'occasione in una bellissima serata dove mi avete onorato con una onorificenza, e tu sai che il tuo, grazie a te, è il mio paese. Grazie per la tua presenza. Continuerei i saluti istituzionali dando la parola ad un amico che era a Mosca con me qualche giorno fa, ed è il dottor Cristian Vida, vicepresidente di Confindustria Udine, ma al di là di ciò, con lui condivido lo spirito di fare in modo che la cultura produca economia. Grazie Cristian. Caro Paolo, grazie. Io sono qua a portare i saluti di Confindustria Udine, ma soprattutto a portare una testimonianza di quello che tu sei riuscito in tantissimi anni di collaborazione come associazione, ma come persona, verso di noi, e verso l'importanza di una collaborazione con dei paesi che forse all'inizio erano visti in maniera completamente diversa, prima che tu ci facessi aprire gli occhi e ci facessi capire che tipo di relazioni, che tipo di strutture potevamo incontrare, che tipo di collaborazione si poteva dare. E solo per farvi un accenno, negli ultimi 5 anni noi siamo entrati come soci o come aggregati ormai in tutte le confindustrie che si sono sviluppate nei paesi dell'est, dalla Polonia alla Russia, alla Serbia, al Montenegro. Il nostro vicepresidente Dino Ferragotto è presidente di Confindustria Slovenia.
siamo dentro la Confindustria della Bosnia Erzegovina, quindi sostanzialmente stiamo dimostrando la volontà di connettere tutti quelli che sono i paesi dell'Est che con noi lavorano e collaborano costantemente verso il Friuli Venezia Giulia, una regione che è naturalmente esportatrice. Ricordo che oltre il 65% di quello che produciamo come manufatturiero va all'estero, quindi siamo naturalmente esportatori e siamo naturalmente abituati a confrontarci con i paesi dell'estero. Qual è il valore aggiunto di avere Mitteleuropa, ma soprattutto, mi permetto Paolo, di avere Paolo Petizziol in Friuli al nostro fianco? Il fatto che Paolo è sempre riuscito ad unire cultura, relazioni e manifatturiero. Questa è stata una cosa che a Paolo noi saremo sempre riconoscenti, lo siamo e lo saremo sempre, lui lo sa benissimo, anche se poi ogni tanto mi dice di tutto perché lo esalto troppo, mi dice che non dovrei farlo, però come vi ho appena detto abbiamo fatto 4 giorni, 5 a Mosca insieme e io ho potuto di nuovo per l'ennesima volta toccare con mano la potenza di fuoco che Paolo riesce a esprimere con la convinzione che porta avanti della cultura come motore di qualsiasi cosa dell'essere umano. Ed è vero, me ne rendo conto ogni giorno, anch'io mi sento un po' la mia università, non perché facevo parte del CDA, ma perché dietro di lei c'è il mio professor Miani, dove io ho studiato e dove è stato uno di quelli che mi ha conferito la laurea. E devo dire la sincera verità, mi rendo conto sempre di più l'importanza che una cultura ci consente di creare dei canali che sono dei canali, dei tavoli, io dico, neutri, su cui si può parlare di tutto e nei quali ci si conosce per poi creare tutte le altre relazioni che sono importantissime per tutti i nostri paesi. Quindi Paolo, nella realtà il mio è un ringraziamento di Confindustria Udine, ma personale, soprattutto di amicizia, per quello che costantemente ci dai e per quello che costantemente ci consenti di fare grazie al tuo infinito e continuo lavoro, che spero non si esaurisca mai, mi dispiace per te, ma va così. Grazie ancora Paolo. Grazie, grazie Christian. Mi fai dire quello che dico spesso alle mie collaboratrici bravissime che veramente hanno messo in piedi e collaboratori un'organizzazione incredibile, tutto da sole, e loro dicono a me, noi non sappiamo come lei faccia. Cioè, e io dico sempre, sentite, pregate per me, che l'unica cosa... Bene, vorrei continuare dando la parola a un altro caro amico che con la Fondazione Friuli sostiene ormai, e penso da una decina d'anni, forse anche più, questo nostro convegno annuale, lo sostiene moralmente ma anche economicamente, perché purtroppo poi dobbiamo sempre fare i conti con i numeri, Beppi. Quindi grazie di cuore per il tuo costante supporto, la tua stima e la tua amicizia. Buongiorno a tutti. Grazie a te, Paolo, perché con grande puntualità ogni anno riesci a proporci questo che ritengo essere un vero e proprio master in arte diplomatica, perché c'è bisogno di sottolineare queste parole. E tra l'altro hai la grande capacità di renderlo prestigioso con delle presenze di persone straordinarie che prima di tutto credono nel valore delle relazioni e nel valore di fare rete. E questo master quest'anno è ancora più importante perché c'è un titolo che io ho trovato particolarmente suggestivo e stimolante e credo sia un titolo che vada interpretato con grande convinzione sullo sfondo di quello che è il futuro che stiamo iniziando ad affrontare e che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Ed è un futuro di grandi opportunità, è un futuro di grandi risorse, di grande disponibilità. Noi dobbiamo essere all'altezza di poterle cogliere. E allora il titolo legato all'emergenza virale, secondo me, va interpretato andando ad analizzare quelle straordinarie accelerazioni in alcuni settori che questa pandemia ha reso possibile. Perché, ad esempio, nel settore della digitalizzazione c'è stata un'accelerazione straordinaria. Siamo stati costretti
a convivere col digitale. E se prima della pandemia il dibattito era digitale sì o digitale no, adesso siamo nelle condizioni di sapere cosa possiamo salvare del rapporto digitale, cosa possiamo migliorare e cosa dobbiamo abbandonare. Ma c'è un'altra grande accelerazione, e qui guardo il magico rettore dell'Università di Udine, che sono le nuove competenze multidisciplinari. Perché se ricordate all'inizio il Covid è stato interpretato come un problema prettamente medico, ma ci siamo accorti subito che non era solo medico, era un problema di tracciabilità, è un problema di logistica, un problema di mobilità, un problema di organizzazione complessiva, è un problema di figure professionali multidisciplinari che devono andare a formarsi. E in tutto questo qual è il filo conduttore? Il rettore lo sa bene perché ne parliamo spesso, tutto va interpretato con le scienze sociali, che è la vera novità. Dobbiamo capire dove deve, dove può e dove vuole andare la società per poi regolare tutto di conseguenza. E l'impatto che ha avuto, Paolo, perché tu parli del mondo culturale, questa pandemia sul nostro settore, io lo considero sempre una grande verifica patrimoniale della solidità del nostro sistema culturale. Ed è uscito vincente, perché se tu vedi, abbiamo un patrimonio di persone, guardo il presidente di Mittelfest, di associazioni, di iniziative, di idee, straordinario, appoggiato in un modo incredibile e fondamentale, e non ringrazieremo mai abbastanza, dall'azione decisa che in questo settore ha sempre avuto la nostra regione. Grazie a quello che avete fatto per il mondo della cultura. Presidente, ancora una volta grazie a te. Vedo, a proposito di regione, è arrivata ed è con noi l'assessore Barbara Zilli, che ringrazio tantissimo e ti do la parola fra un attimo. Volevo ringraziare la dottoressa Manca, direttore generale del referato alla cultura e allo sport della nostra regione, che mi segue, ci segue con affettuosa attenzione. Grazie Antonella. Però prima di dare la parola all'assessore Zilli, che chiuderà i saluti istituzionali, Roberto, io vorrei dare la parola per un saluto a te, perché la nostra collaborazione Mitteleuropa, Mittelfest, quest'anno ha dato dei risultati fuori da ogni... Cercano troppe persone. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie Paolo. Io mi ricollegherei alle ultime parole appunto del Presidente Morandini. Noi abbiamo la fortuna di vivere una regione che investe e crede nella cultura. E qua do atto alla dottoressa Manca, alla Barbara Zilli e anche all'assessore Gibelli e al Presidente che hanno investito tanto e soprattutto credono nelle persone che fanno cultura. E non è una cosa semplice. Io non vengo dal mondo della cultura, vengo da un altro mondo, ma conosco Paolo da una vita, perché sono cresciuto, diciamo, era amico di mio papà, quindi insomma avevamo una relazione storica. Professionalmente ho uffici in molti paesi del centro Europa, quindi fondamentalmente per me ho vissuto sempre questo mondo in maniera importante. Devo dire che quest'anno, diciamo, abbiamo voluto proprio attraverso il Mittelfest, che è uno dei pochi festival, se non l'unico in Italia, che ha questa componente di usare la cultura per fare diplomazia. Ed è un qualcosa di unico nel panorama nazionale, è un qualcosa di unico dove la nostra regione ha investito tanto, ma anche la Fondazione Friuli che ci crede. Con Morandini, insomma, lo scorso anno abbiamo parlato, abbiamo siglato una convenzione triennale proprio in questo modo, ed è la regione che investe di più in Italia, perché questo bisogna ricordarselo, non è qualcosa che è poco. Abbiamo fatto anche noi internamente proprio a Mittelfest un'analisi all'interno dei festival italiani ed europei, e siamo, che abbiamo ospitato durante il Mittelfest quest'anno, dove effettivamente la regione Friuli è una regione virtuosissima ed è una fortuna. In questo l'azione di un'associazione, io chiamo Paolo un martello, perché sicuramente portare avanti questi progetti nel tempo, mettendoci di proprio, di tempo, è un qualcosa di importantissimo, di impressionante, ed è sicuramente, come dire, io lo dico, un esempio
da portare avanti, da dare, diciamo, di fronte a quelli che sono, che stanno lavorando, perché chiaramente solo persone come lui che credono in questo tipo di cose, le portano avanti, riescono pian piano, come la goccia cinese, a rompere la roccia anche più forte e ad attraversare. E quindi per me è stato un grande piacere, perché quest'anno durante il Mittelfest abbiamo fatto questa giornata appunto sulla Slovenia. Abbiamo avuto delle presenze importantissime, oltre al Presidente della Repubblica Power, che ci hanno onorato della presenza, ma in generale siamo riusciti a fare con la cultura, abbiamo fatto oltre 70 eventi, abbiamo alzato il sipario 70 volte. Anche lo scorso anno, durante pandemia, abbiamo fatto uno spettacolo con 40 rappresentazioni. Quindi, diciamo, abbiamo voluto usare la cultura, e il tema appunto del vaccino culturale è un tema che ha lanciato il mio vicepresidente Ballock lo scorso anno, proprio durante pandemia, proprio perché volevamo fare qualcosa del vivo, perché crediamo che la cultura vissuta sia un qualcosa di importante, lega le persone, dà qualcosa alle persone, e lo abbiamo visto nei numeri, anche nelle aspettative, come le persone si sono mosse. E quindi per noi è un grande piacere, un grande onore essere qua. Grazie Paolo, ripeto, non finirò mai di dirlo, perché queste cose sono basilari, le relazioni, la forza di portarle avanti in maniera sistematica creano quel substrato dove si può, le infrastrutture, dove si cresce, dove si corre, dove si lavora, e sono importanti a tutti i livelli, perché attraverso la cultura leghiamo molto di più, tant'è che il Mittelfest è nato proprio nel 91 per creare un ponte culturale all'interno di un'area dove il Friuli era ai margini ed è diventato centrale. Quindi dobbiamo ricordarci che questo è stato un momento importante per tutti noi, e sicuramente questo ruolo, attraverso il lavoro che Paolo sta portando avanti, e a tutti i collaboratori, i suoi amici, è importante per il nostro territorio. Quindi grazie Paolo, grazie a tutti per questo evento. Grazie a te Roberto, perché va sottolineata una cosa, che per la prima volta il Mittelfest non ha avuto un uomo di cultura alla presidenza, ha avuto un imprenditore, e tu sei riuscito a vendere un prodotto sicuramente bello, ma che tu hai fatto ancora più bello, con una mentalità imprenditoriale. E quindi è cambiato da così a così. Cioè è la cultura che produce economia, ma ci vuole una visione anche imprenditoriale. Grazie Roberto. Vedo il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, presente fra noi, e io devo ringraziare, non devo, ho il piacere di ringraziarlo pubblicamente anche per aver pubblicato ieri un bel articolo con uno spazio importante su questo convegno, e che oggi non solo ci onora della sua presenza, ma sarà moderatore anche del primo panel. Grazie Paolo. Darei la parola, dopo, se tu mi dassi una bussata prima. Se... Ciao Paolo. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le autorità presenti, grazie Presidente. Porto il saluto del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, di tutta l'amministrazione regionale che oggi oltre a me sarà rappresentata dalla collega Tiziana Gibelli per un panel del pomeriggio. E questo saluto è un saluto emozionato, come sempre, perché siamo alla 17ª edizione e devo dire che è un'edizione molto importante, perché ci porta fuori, io ne sono certa, da tutto ciò che abbiamo vissuto. È un'edizione che conferma ancora una volta la tenacia e la capacità di visione che ha Paolo Petizziolo e tutta la sua squadra. E quindi è un saluto emozionato ed è con gratitudine che vi porto questo indirizzo, perché credo che Mittel Europa dimostri ancora una volta, con tutte le sue iniziative, che cosa siamo noi, che cos'è Regione Friuli Venezia Giulia. E parto da qui nel dire che il messaggio di Aquileia, di cui appunto Mittel Europa si fa portavoce, è un messaggio assolutamente attuale, è un messaggio che trova le sue radici nella nostra cultura. E mi permettete, nella fretta di raggiungervi per non accumulare troppo ritardo stamattina, ho pensato ai mosaici di Aquileia, che chi non conosce invito
a visitare, a studiare, ad approfondire. E tra quei mosaici vorrei portarvi l'esempio dal e la Copasse, il gallo e la tartaruga. Questa grande e profonda contrapposizione tra il bene e il male, tra la luce e il buio. E chi vince in questo conflitto, che è rappresentato in ben due mosaici nella Basilica di Aquileia? Vince il bene, vince la luce, vince il gallo, noi diciamo. Vince per alcuni il Cristo, secondo la lettura più fedele di questi mosaici. Ma cos'è che vince nella cultura laica, che trova comunque, a mio modesto avviso, nella nostra civiltà le sue radici nella cultura europea, che è cultura cattolica e cristiana? Vince il bello. E il bello è, sì, la luce, il bello è ciò che viene portato attraverso l'intelletto dell'uomo, ciò che viene sviluppato nell'intelletto dell'uomo, e quindi la cultura. E quindi quel passepartout, quello strumento che ci porta avanti nei secoli e che oggi è un treno che noi continuamente vogliamo prendere per andare verso il futuro. E questo treno, questo messaggio, questo strumento, chiamiamolo come meglio preferiamo, è un ingrediente fondamentale di Mitteleuropa, ma è un ingrediente che caratterizza questo territorio. Un territorio che crocevia di popoli, di culture, che ha subito tantissime influenze da varie situazioni storiche che adesso non abbiamo il tempo e la necessità di ricordare, ma che da queste influenze, da questa miscellanea, ha saputo essere un qualcosa di più bello, di migliore. Ed è questa influenza, questa alleanza tra popoli che non si contrappongono più come un tempo, ma che attraverso queste alleanze culturali e diplomatiche possono crescere, che vogliamo dare un messaggio costruttivo per uscire da questa situazione difficile che ancora attanaglia le nostre realtà, non soltanto sanitaria, ma anche economica. E il messaggio è continuare a tendere la mano, continuare ad avere questi scambi culturali che riportano il Friuli Venezia Giulia al centro del cuore d'Europa, non soltanto geograficamente, ma anche per le sue potenzialità culturali e di crescita per i nostri giovani. Guardo il rettore dell'Università di Udine come rappresentante più alto della nostra categoria dei giovani, delle loro ambizioni e della volontà che assieme a Regione Friuli Venezia Giulia possano essere sempre maggiormente stimolati a conoscere questa Mitteleuropa, ad approfondirne la storia, ma soprattutto a costruirne le basi per il futuro. E allora buon convegno per oggi, gli ospiti sono assolutamente illustri, la Regione vi è grata per quanto state facendo e soprattutto per quanto farete in futuro. Grazie Paolo. Grazie Assessore, so che avere la presenza di due assessori oggi a quasi del miracoloso. Purtroppo non siamo riusciti ad avere appunto la presenza del Presidente, ma oggi c'è Consiglio regionale, Giunta regionale, vigilia elettorale, chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative. Cioè giorno peggiore non potevo imbroccare. Nonostante ciò guardo la sala e mi arricchite il cuore, quindi ancora una volta grazie a voi, cari. Bene, abbiamo finito la parte istituzionale. Io avrei il piacere di invitare al tavolo dei lavori per il panel numero 1 Vladimir Vasilkov, ambasciatore facente funzioni della Repubblica di Bielorussia, Milos Priza, ambasciatore Milos Priza, CEI National Coordinator, Ministero degli Affari Esteri di Bosnia e Erzegovina, Lajos Pinter, Console Generale Onorario d'Ungheria in Verona e Stefano Miani, professore di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Udine. Modera
il condirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. Grazie ancora una volta Paolo. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti agli ospiti. Direi di entrare subito nel tema che ha scelto Petizioli, al quale ringrazio per l'invito e l'opportunità che mi ha dato di partecipare questa mattina a questo confronto. Il tema è dai muri ideologici ai muri sanitari, ritorno dai confini. Beh, io vorrei coinvolgere i tre rappresentanti che stamattina sono qui ospiti. L'ambasciatore facente funzione della Repubblica di Bielorussia, Vladimir Vasilkov, Milos Priča del Ministero Affari Esteri Bosnia Erzegovina e Lajos Pinter del Console Generale d'Ungheria in Verona, per questa prima domanda, rovesciando un po' il sottotitolo, il ritorno dei confini, e chiedendovi se in realtà la pandemia, e ve lo chiedo anche con una breve così riferimento ai vostri paesi per aiutarci anche a capire quello che sta accadendo in questo momento e confrontarlo con quello che sta accadendo in Italia, se la pandemia in realtà ha creato questi confini, come dice il sottotitolo, cioè il ritorno dei confini, oppure se in realtà ci ha fatto capire che in fondo le fragilità dell'uomo, no, ci mettono anche di fronte a fatti come questo che in fondo, rovesciando, come dicevo prima, la prospettiva, i confini sono un'elaborazione dell'uomo e in realtà su questo poi si deve lavorare culturalmente e anche fisicamente. Ecco, la prima domanda era proprio questa, con un piccolo così affresco di quello che sta accadendo nei vostri paesi, anche perché noi in Italia stiamo vivendo, tornando al tema della cultura, un momento dove vediamo che ci sono alcuni movimenti spontanei di persone che sono contrarie proprio a questi, che poi più che confini definirei regole di convivenza sociale, e se anche nei vostri paesi ci sono e come vengono governate. Comincerei con Vasilkov, al quale do la parola all'estrema... Prego, grazie. Thank you so much. As a first speaker, I could not keep myself from express my deep gratitude to the organizers of this event, which I'm happy to participate already the third time. Special greetings for Mittel Europa, because they managed to create this atmosphere of Europe, which is comfortable for everybody. Europe without prejudice, without obstacles of understanding, without artificial pigeon language of some institution, without self-censorship. And let me underline and appreciate this from the side of my country as well. And as for the situation with COVID fighting in Belarus, from the very beginning of pandemic, Belarusian government has chosen the strategy of the avoiding of deep lockdown measures, unlike the major part of the other countries of the world. And of course, you know that there was a sack of criticism towards Belarusian choice, and some irony sometimes in kindly way, sometimes in very negative, but still now we can analyze the results of different strategies of COVID reaction all over the world, and cannot affirm very confidently that Belarusian choice was not the worst, because if we compare the countries where all the economy was paralyzed due to lockdown, and unlike in our country, there were no lockdown of enterprises. There were the schools were functioning until the very so they were continuing almost all this period their active work without online studies and so on. But of course, online studies were also reachable, so any family could choose. To any parent, any family can choose up to Paris to decide to send their children, for example, to school or not. There were no obligations, no mandatory restrictions for the plants, other entrepreneurs. And so the numbers of the pandemics
to compare, for example, the average impact of COVID in Italy, the country which was under the very strict lockdown, and in Belarus. So our statistics were even more optimistic. So we maybe can affirm that it's proved that there's no link, no, at least no positive link between the economical lockdown measures and the health of the nation. And we cannot, of course, say that everything in our epidemiological situation now is cloudless. Unfortunately, now, like in many other countries, we have the next wave of COVID infections. But still, I guess, and I am sure, that the major success which Belarusian government succeeded was to avoid and to minimize this contraposition inside the society between different groups, pro-vax and no-vax, let us call them. We have no battles about this like we see in a lot of cities all over the Western Europe nowadays. And we saved our society from this split, maybe because we have another problems to be bothered with in this period. And, you know, but still we didn't want and we didn't add this additional tension in the society. And we are happy with this, that we all the information about COVID is free, is accessible. And it's a voluntary choice of every person, of each citizen, to be vaccinated or not, how to prevent its own house of this disaster. And everybody knows this. It's no vax, no pro-vax propaganda, and no hatred. No politician in Belarus can speak that he hates the no-vax movement, or no one call them cowards. But from the other side, of course, from television, it's also the informational work which persuades people to be very cautious with its health, that reminds that the vaccination is disponible for service for everyone, and free choice for a person to be vaccinated or not. Of course, it is gratis, it's free of charge. And unfortunately, if speaking closely to the topic of the panel about the barriers, it's something of nonsense, something of absurd, when we have now in Europe good vaccines and bad vaccines, when inside Italy you have Republic of San Marino, which are discriminated just because their vaccine is politically incorrect or wrong. I cannot even find a real definition, because from the scientific point of view there are no reasons to consider the other vaccine less effective than political right or political correct vaccines which I approve. So speaking about the barriers and the pandemic, what pandemic uncovered, I guess, most of all, pandemic uncovered that the paradigm of the latest, I guess, 5 or 6 decades, maybe even more, of the development of human society, human civilization at all, has been based on individualism. After the decline of the collective ideologies, the latter of which was Marxism, the individual is the core element of all the functioning of the development. But the individualism works when there are individuals. And unfortunately, we now facing the situation when people unlearned to unlearned of criticize critical thinking, unlearned of fair discussion. They're getting used to self-censorship, to new medieval, to new because medieval, the new, like in the previous medieval, now appear the dogmas, cliches, which are
distributed in the mass media like viruses, and we speak about virus. This is virus of cliché, of stigmatization, of not even individuals, not even of separate politicians' movement, but entire nations, of double standards. Like in the previous medieval, in the new medieval, we have the new inquisition, which is called political correctness, when people are oppressed to self-censorship. I guess the recipe to overcome all this pandemic atomization is to develop a new approach to a culture, and about which a lot of speakers in the introduction of the event have successfully underlined. Mi scusi se la interrompo su questo nuovo approccio alla cultura che condivido e che magari può essere il tema di un secondo giro di questo tavolo di riflessione. Così diamo anche la parola perché dobbiamo un po' rispettare i tempi, se no grazie. So the finishing, concluding. I apologize for some maybe prolongation of the time. That the lesson of pandemic for which I see and which is obvious is that we need the unfortunately when there is no inner culture inside the society, it gets substituted with some simple, plain, and biologically understandable idea. This idea is fear. Now everybody is under this fear, fear of physical losing physical existence, fear of terrorism, and there are, unfortunately, the forces who are interested in the pumping of this fear and to manipulate entire societies by this fear, by this instrument. Thank you. Grazie. Allora, sentiamo anche dall'ambasciatore del Ministero Affari Esteri Bosnia e Erzegovina, Milos Priča, com'è la situazione nel paese, come appunto chiedevo prima. Abbiamo sentito la Bielorussia e che cosa sta accadendo in questo paese. Sentiamo da lei qual è la situazione nel vostro. Thank you very much. First let me just use a few words to thank the organizer, especially dear Paolo and the organization Metal Europa for organizing this event. I have to say very openly that this gathering where I started to participate in even since 2016, that this gathering is one of the most pleasant experience in my whole diplomatic work, and I would like to thank very much for that. Thank you very much, Mr. Moderator, and also for the question you asked. Well, the situation in Bosnia and Herzegovina regarding the pandemic deteriorated over the last few weeks, but taking into account the experience from the last spring, we avoided lockdown. Is that going to be planned at a later stage if things go much worse? I hope that is not going to be the case. We'll see. But the lockdown that we experienced in the first half of 2020 delivered just the economic downturn. That was the main consequence of that one. And now we have a strong rebound in economic recovery, but at the same time, of course, this new wave of Delta type of virus is taking its toll. But even within the region of the Western Balkans, if I may say so, we still have our mutual exchange and passing borders in a smoother way than in some places outside of the region,
and have a good collaboration within the region. Regarding the barriers that you were mentioning and this as the main topic of the discussion during this panel is, I would say that main denominator for new barriers that we are seeing now facing in a pandemic that we are witnessing is the main denominator is uncertainty. Every kind of uncertainty is bringing barriers. Every lack of mutual communication, readiness to hear each other, to listen different voices and different ways of thinking will also strengthen the barriers. The more we are autistic to others, also that will strengthen the barriers. I think in this particular issue as a pandemic, the uncertainty and really, in real term, lack of knowledge about the pandemic is making us more fearful and then more prone to raising barriers because we are scared. That was the problem with terrorism that also started somewhere in Europe to reestablish borders. Also the migration crisis, even though we are not ready to consider our own mistakes in that term, many migration waves that we are facing today, or at least since 2015, as the last wave, when the last wave started, how much the situations in the Middle East, in some Asian countries, African countries, and especially the great powers really understood when they tried to interfere and to make a positive contribution. But the positive contribution could be made only when you really thoroughly study the situation on the ground, and many mistakes triggered even more trouble, and then the wave of migrants that made another wave of thinking about raising borders again within Europe. And so the pandemic we are facing must teach us something. In recent decade and a half, just look how many challenges we've had, and how we were successful to cope with it. It was the financial and economic crisis that happened. After that, we had migration. The migration crisis. We had in Europe seeing the Brexit crisis. Finally, this pandemic one. That means that we live in completely uncertain world, and it might happen in the future that we could face even tougher challenges. But how we are going to cope? Have we learned the lessons from all these events? And are we going to get closer, or with more barriers? It depends very much on this. Just one short thing to refer to digitalization. I have to say the modern technology bridged many things. The technology has bridged many things, and enabling us to overcome things on distance, to share the best practices and many other things. But in diplomacy, very openly and frankly, you couldn't fully replace as real personal diplomacy and personal touch
with Zoom. Simply, it is impossible. You may just bridge something, of course, you may shrink a little bit the gap because of things that are happening like pandemic today, but to replace the formal personal contacts between diplomats with the technology-led meetings, it's not the successful way how it should be even in the future when we are going to see even technology being much better even than today. Thank you very much. Grazie a lei. E allora diamo la parola all'ambasciatore Milos Prica, così ci parlerà, ci dà un quadro che è quello che ci manca, scusi, Lajos Pinter, del console generale d'Ungheria. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio al Presidente che ci ha dato questa possibilità che... Io, come sono del mestiere, ho subito sulla mia pelle, diciamo così, da direttore sanitario, l'evoluzione e le contraddizioni e la capricciosità di questa pandemia che lo sappiamo da dove è partito, forse adesso lo sappiamo perché è così capriccioso, che forse io sono pessimista, ma non escluderei che tutto questo successo per puro egoismo economico. Non vorrei aggiungere a questo altra cosa. Per quanto riguarda la capricciosità di questa pandemia e la difficoltà della gestione, io la prima volta incontrai i muri ideologici nel lontano 2001. Nel 2001, no, nel 1999 l'Ungheria entrò nella NATO. Nel 2001 alcuni ufficiali della NATO di Verona sono stati comandati ai conflitti, quello che erano vicino da noi, che lo sappiamo, e dovevano essere vaccinati. Sono andati alla base americana di Vicenza, hanno rifiutato di vaccinare perché hanno detto si tratta di vaccino russo. E sono andati all'ospedale militare di Verona e hanno detto no, perché il vaccino è russo. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto, io ero direttore del pronto soccorso del Policlinico di Verona, ho detto però fai qualche cosa. E dico, quante persone sono state vaccinate di questo vaccino? Ho detto, tutte le forze armate ungherese, va bene, venite lo vaccino. Perché ho raccontato questo? Perché siamo arrivati al muro ideologico, quello che stiamo assistendo. Racconto di nuovo un altro fatto. Volevo organizzare, e qua ci sono persone, ai giovani e agli ufficiali un pellegrinaggio nel settembre di quest'anno, dall'11-17. Un certo senso lo sapete perché è stata rinunciata a questo? Perché c'è il muro ideologico. Il muro ideologico ha detto... Come questi ragazzi sono stati vaccinati dal Sputnik, se vengono in Italia ogni secondo giorno devono ferire. Io me lo domando, ma dove è l'Unione Europea? Unione Europea, mi scusi, assumo la responsabilità, in questo caso ha fallito tutto il suo incarico, perché hanno avuto, secondo me, un obnubilamento mentale. E quando avrebbero dovuto affrontare questa pandemia a livello europeo, sono andati in tilt. Se vediamo, non c'è una linea uninominale,
ogni nazione ha cercato di arrangiarsi. Per esempio, nonostante tutto, che la Repubblica di San Marino sono stati vaccinati dallo Sputnik, tutto è andato bene. I ragazzi non potevano venire perché hanno detto, ma vedete, l'Unione Europea non riconosce lo Sputnik, dovrebbero ogni secondo giorno fare il test. Cioè, siamo arrivati all'assurdità del muro ideologico, veramente una cosa incredibile. Non soltanto vorrei dire un'altra cosa. Allora, sapete, io sono medico, sono lavorato a Verona, ma ho cominciato a studiare in Ungheria, dal 56 vivo qua. Comunque, io sono andato in Ungheria, ho parlato e ho detto, facciamo una cosa, facciamo un confronto. Abbiamo un sacco di gente che sono stati vaccinati con il Pfizer. Del resto l'Ungheria è stato costretto a comprare, cioè è stato costretto a comprare lo Sputnik perché l'Unione Europea ha limitato. Il governo ungherese ha ritenuto, giustamente, quanto prima, quanto più persone io riesco a vaccinare, tanto più riesco a mettere un confine, un ostacolo alla diffusione della pandemia. E questo è logico, sia quello che è medico lo sa, quando vaccino, quando c'è la capacità di immunità, possiamo andare. Torniamo. Allora l'abbiamo fatto in Ungheria. Abbiamo fatto in Ungheria. Abbiamo preso una centinaia di persone e abbiamo fatto test serologico e ematologico della sua capacità di immunità IgG. Abbiamo visto quanti il numero. Poi abbiamo preso altrettanto persone vaccinati con lo Sputnik, abbiamo fatto IgG, quelli che sono medici lo sanno che questa è la reazione del corpo, della capacità immunitaria quando determinati per questo Covid-19, e l'abbiamo visto i valori uguali. Allora io me lo domando, il muro ideologico dalla parte dell'Unione Europea, perché non hanno fatto questa, perché ancora dicono che l'Unione Europea non riconosce il vaccino Sputnik? Me lo domando. Allora io non vorrei prolungare, io soltanto devo dire, in Ungheria, per quanto riguarda su 10 milioni di abitanti, grazie anche al Sputnik, sono stati ormai vaccinati, perché la Pfizer, che secondo me solamente, esclusivamente un affare economico, un business, e per questo probabilmente non hanno permesso lo Sputnik e non vogliono riconoscere. E poi in Ungheria adesso sono vaccinati più di 5.500 persone e nonostante la recrudescenza, io adesso vedo in Ungheria su 10 milioni di abitanti, addirittura in Ungheria tutti anziani, tutti quanti sono vaccinati, adesso già i ragazzi fino a 12 anni all'università, chi non è vaccinato non può andare. All'ospedale tutti quelli che lavorano devono vaccinare, agli uffici pubblici quello che hanno contatto con pubblico devono essere vaccinati, è la cosa più logica, perché unica soluzione a questa pandemia è essere vaccinati, essere immuni, altrimenti si muore, c'è poco da fare. Io posso fare una domanda? Perché lei sta dicendo una cosa, ha detto anche una cosa insomma, molto significativa, che volevo in qualche modo chiederle, farle questa domanda, perché il tema è dai muri ideologici ai muri sanitari, no? Quello di stamattina. Però lei sta dicendo una cosa che faceva degli esempi dove coincide il muro ideologico col muro sanitario, sono un tutt'uno. Sì, è tutt'uno. È tutt'uno perché, allora... se io allora l'Ungheria è stato costretto a prendere per voleva vaccinare, per voleva, diciamo così, mettere un ostacolo al proseguimento della pandemia della
dell'infezione, è stato, l'Unione non ha dato il vaccino Pfizer, è stato costretto a prendere il costretto. Unici che erano sul mercato l'hanno creduto dalla Russia. E ha risolto il problema. Volendo o nolendo, questo è un muro ideologico e un muro sanitario. Perché dando, cioè ancora oggi, Unione Europea, nonostante che ho raccontato che noi abbiamo fatto questo esperimento, 100 vaccinati con 150 con Pfizer, 150 con lo Sputnik, gli è dato lo stesso risultato ematologicamente. Allora me lo domando, chi sono le persone all'Unione Europea, quello che decidono questo? Dove c'è il muro ideologico? Io adesso, forse tanto non condivido, caduto l'Unione Sovietica, secondo me, noi stiamo assistendo, se andiamo avanti così, una crescita di Unione Sovietica Europea. Finito. La lascio con questo. Ce ne sarebbe da parlare, un'affermazione molto, come dire, importante, diciamo, cioè, che... È ottusità, quando dimostrato, perché ancora oggigiorno l'Unione non riconosce il vaccino russo. È a distanza fede, cioè è assurdo. Sì, no, questo è una delle cose, poi apriamo il discorso e, come dire, le frizioni con l'Unione Europea, però direi di tornare poi... È a disposizione? Certo. Lei può leggere dappertutto? Certo, certo. Io, dato che viviamo un paese libero, posso dire queste cose, no? Certo, certo, ecco. Certo. Diciamo che comunque è il tema è molto ampio se poi lo estendiamo ai vaccini, no? Però, chiedo scusa, poi non dico, però l'Unione Europea non ha dimostrato di essere all'altezza a risolvere questo problema, di affrontare il pandemia. Beh, avrebbe dovuto dimostrare, come dice, come è stato detto, una coesione diversa, anche in questo caso, anche nella gestione, non soltanto dei vaccini, ma di un approccio, come dire, diciamo prima, culturale e politico, che comunque poteva andare anche... certo è che trovarsi anche a gestire, no, una pandemia di questo tipo, poi adesso la analizziamo a 2 anni quasi di distanza, e quindi evidentemente all'inizio non ci sono stati neanche gli strumenti per poterla in qualche modo affrontare. Vi do la parola dopo, quando torneremo a parlare magari con una seconda domanda di cultura, perché prima aveva dato uno spunto Vasikov sul tema della cultura, se abbiamo ancora del tempo. Però volevo intanto coinvolgere il professor Miani, perché professore, sono state citate molte parole che hanno fatto, come dire, le abbiamo sentite pronunciare più volte stamattina. I confini, la cultura, l'incertezza, la globalizzazione, i muri. Però per comporre un quadro generale, se vuole anche europeo, però più in generale porterei al tema della globalizzazione, ne mancano 2 di parole, cioè i mercati e l'economia che hanno sofferto e che comunque hanno dovuto affrontare questo momento particolare. Ecco, dal suo osservatorio, lei comunque insegna, no, all'università e ha economia degli intermediari finanziari, quindi insomma anche per capire poi quali sono stati i riflessi non soltanto sull'economia ma anche sulla gente comune. Ah, io partirei da una brevissima premessa. L'epidemia si è diffusa in un contesto che è eufemistico dire complesso nelle relazioni internazionali, perché con una quasi guerra commerciale in corso tra soprattutto Stati Uniti e Cina, ma poi in qualche misura ha coinvolto anche l'Europa, perché c'era un certo attrito anche commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa, poi le conseguenze si diffondono un po' in tutte le direzioni. L'epidemia è intervenuta creando e accentuando dei fenomeni in essere già.
Allora, da questo punto di vista, parlando di confini, io evidenzierei schematicamente tre aspetti. I confini per i movimenti delle persone, per i movimenti delle merci e per i movimenti dei capitali. Allora, quello che abbiamo tutti visto e probabilmente toccato abbastanza con mano è il problema dei confini per le persone, perché sostanzialmente è diventato molto difficile muoversi, sia a livello micro che a livello macro. A livello micro, faccio un esempio banalissimo, qui siamo sul confine con la Slovenia, prossimi alla Croazia, alla stessa Bosnia, abbiamo molta mobilità di lavoratori stagionali e anche non stagionali che hanno avuto grandi difficoltà nell'andare a lavorare perché da un giorno all'altro non potevano più passare il confine, poi regole diverse nei diversi paesi, quindi anche questo discorso del tipo di vaccino che poi probabilmente è anche molto condizionato non solo da fattori politici ma dalla burocrazia europea che richiede delle procedure che magari altri paesi non vogliono rispettare o ritengono che siano inutili. Insomma, se posso fare una battuta, io ho una moglie russa che non ha voluto vaccinarsi, è andata in Russia, si è fatta Sputnik e adesso non può andare al ristorante. È una scelta sua, abita qui e quindi è ideologico anche questo in un certo senso, no? Ma era solo una battuta. Allora, diverso il discorso invece più macro, cioè la mobilità delle persone non sul confine, ma la mobilità in generale, che ha prodotto sicuramente grossi effetti, perché quello che eravamo abituati a fare, io all'università vado diverse volte all'anno in giro per il mondo a convegni, l'abbiamo sostituito un po' con convegni a distanza, ma non è la stessa cosa, perché ci si scambia qualche informazione, ma manca la relazione che è il contesto all'interno del quale poi si svolgono questi convegni, per cui per sentire una relazione me la posso anche leggere, non serve che vado per scambiare delle opinioni con i colleghi di altri paesi, questo viene meno. Nel contesto delle imprese poi è ancora peggio, perché tutte le relazioni commerciali, sì, posso fare la telefonata, posso fare la videochiamata, ma il contatto diretto anche nel governo delle imprese che hanno filiali all'estero, eccetera, è stato reso molto difficile. Ma questo è abbastanza evidente a tutti. Vorrei fare solo due brevissime riflessioni invece sugli altri due aspetti, le merci e i capitali. Quello che cominciamo a vedere solo adesso, e non è ancora ben chiaro, almeno a me non è ben chiaro se sia un problema contingente o strutturale, è quello che sta succedendo sugli scambi delle merci. Adesso stiamo assistendo a dei colli di bottiglia. Colli di bottiglia poi che sono stati anche forse accelerati da qualche fenomeno contingente tipo la nave nello stretto di Suez, ma questo potremmo anche trascurarlo, può essere anche un fatto casuale, ma colli di bottiglia che probabilmente ci portano a ripensare il modello della globalizzazione, in quanto quello che sta succedendo in certi piccoli segmenti, pensiamo ai microprocessori che vengono prodotti in alcuni paesi ormai e non in tutto il mondo, ma che vengono consumati nell'industria di tutto il mondo e condizionano i processi produttivi, fanno sì che molti si stanno chiedendo se accentrare troppo in pochi punti la produzione di certe cose non sia rischioso nel processo di distribuzione internazionale. E questo, secondo me, unito un po' a quel discorso delle guerre commerciali pre-pandemia, potrebbe portare a riconfigurare un processo di distribuzione internazionale dei processi produttivi e con modalità un po' diverse, forse sempre su aree ampie, ma forse non completamente globale, forse su aree più limitrofe, adesso non so, continenti, zone, insomma, dove tutto sommato il rischio che si verifichino situazioni di questo tipo può essere ridotto. Quindi bisogna capire se il fatto che la pandemia abbia in qualche misura, colpendo anche
temporalmente in modo diverso, creato dei problemi nei processi di produzione che poi alimentano in un sistema integrato la produzione degli altri paesi, abbia alimentato un rischio sistemico per ciascuna area economica, che porti a ridefinire, per esempio, riallocando certe produzioni che erano state trasferite fuori dall'Europa, fuori dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi, anche la stessa Russia, tanti prodotti li importa, eccetera, per fare degli esempi, diventando strategico quindi riappropriarsi un po' di questi processi produttivi. Questo ovviamente cambierebbe completamente lo scenario della globalizzazione come l'abbiamo vissuta prima, perché diventerebbe un'interferenza alla globalizzazione completamente libera. Ecco, su questo si potrebbe discutere molto. Adesso stiamo vedendo delle cose che sono anche un po' alterate da fattori tecnici. Per esempio, su tutte le materie prime abbiamo un problema di giacenze, stock, e quindi stanno ricreando i magazzini, quindi c'è carenza. Però potrebbe essere più strutturale. Sulla moneta, e chiudo, sulla moneta e sui capitali, al momento non abbiamo visto novità. Però è evidente che se i flussi di merci dovessero cominciare a muoversi con logiche un po' diverse, e se l'instabilità a livello di relazioni internazionali, quindi guerre commerciali, dovesse prendere piede e accentuarsi un po', è evidente che probabilmente si andrebbero a disegnare col tempo anche delle aree monetarie tra loro in competizione. Adesso bisogna un po' capire se poi ci sarà cooperazione monetaria o ci sarà conflitto, perché se c'è conflitto sulle merci, prima o poi probabilmente andiamo anche a quello sui capitali e sui cambi. Ecco, mi fermerei qui, non so se sono stato sufficientemente chiaro. Certo, la ringraziamo molto. Abbiamo pochissimi minuti ancora, però avevo detto prima a Vasilkov che gli avrei chiesto di spiegarci un po' il nuovo approccio alla cultura che aveva soltanto accennato. A un minuto, al massimo due, se no petizioli. Grazie. Thank you so much. It's of course rather difficult to depict all the details of the vision, but in briefly speaking, I believe that new approach should be a change of the attitude to a school, not only to university, but general, the common school, not to create from a child a narrow-minded specialist in some branch. But to create a personality. For this, of course, we need to restore and to upgrade the prestige of an ordinary teacher in every city, in every small village. Of course, this is the toughest thing, but I believe that without this, without the returning to the classical concept of ancient Greece, of Athens, of a teacher and a student, like a pair where the mystery begins, mystery of the understanding of the world, of the universe, we cannot avoid any depression, any regress in the development of the modern society. Thank you. Grazie. Una domanda, sempre le chiedo un intervento di un minuto a Pinter. Si parla di libertà e di democrazia, no? Ecco, secondo lei la pandemia ha minato in qualche modo la libertà e la democrazia? Chiedo scusa. Indubbiamente, quando esistono le emergenze, soprattutto sanitarie, quello che coinvolgono una popolazione, una nazione, un'Europa, bisogna prendere come la libertà di pensiero esiste, come ha accennato anche il professore, sua moglie non ha voluto vaccinarsi. Oggi la sappiamo tutti che per essere, per poter andare avanti, per limitare, per eliminare la minaccia dell'epidemia, della pandemia, dell'infezione, oggi purtroppo
unico metodo è di essere vaccinati. Ma non tutti sono d'accordo. Non tutti sono d'accordo. Allora, io una volta scherzosamente parlando, perché io adesso sono qua anche in Ungheria, parlando all'ospedale militare, io ho detto, bene, chi non vaccina, se si ammala, paga tutte le spese sanitarie a lui, paga tutto lui, perché lo Stato, la società ti dà la possibilità di diventare immune, di non essere, di non ammalarsi ed eventualmente non morire, però se tu rifiuti, io mi sono impegnato tutte le mie risorse per fermare questa epidemia, questa pandemia, per salvare la tua vita, se tu rifiuti, allora tu paghi. Ne paghi le conseguenze. Certo, grazie. Posso, professor Miani voleva intervenire su questo. Sono d'accordissimo con lei, volevo solo precisare che mia moglie non era contraria al vaccino, non ha voluto il vaccino americano, si è fatta quello russo, è andata in Russia a farselo, è per nazionalismo. Ma adesso di nuovo entriamo nell'ideologia, cioè questo qua mi dispiace, l'Unione Europea noi l'abbiamo fatto, votato tutto quanto, però l'Unione Europea in questa epidemia è fallito totalmente, andato, come ho detto, obnubilamento mentale, perché non ha potuto, cioè ha cominciato a fare discriminazione ideologica, che in questi casi, quando si tratta la salute della gente, non si può fare, è incosciente, è contro l'interesse della popolazione, contro l'interesse delle nazioni e contro quelli che rappresenta. Questa è la mia opinione, perché l'Unione ha fallito, in questo caso non era in grado di dare indirizzi e ancora sta discutendo che il vaccino Sputnik non lo riconosciamo. Ma dove siamo? Siamo nel Medioevo? Ma mi scusi, io adesso veramente chiedo scusa, ma l'Unione Europea mi ha profondamente deluso in questo campo, perché non era assolutamente in grado, e sono convinto se fosse stato in grado, e se fosse stato in grado di indirizzare e di coordinare nelle varie nazioni che rappresenta la gestione della pandemia, avremmo avuto molto meno morti, e questo l'Unione è mancato. Questa è la mia opinione, assumo la responsabilità. Grazie. Un'ultima domanda a flash invece a Prica, abbiamo parlato di globalizzazione e di muri, ma ha senso e quale senso ha parlare di muri e di confini nell'era, abbiamo sentito prima la parola digitalizzazione, di internet, di globalizzazione, perché poi in fondo riusciamo anche ad essere una comunità o un villaggio globale, come si diceva, che senso ha ancora parlare di muri? Well, regarding walls and globalization and digitalization, I may say, well, in the midst of the process of globalization, we are facing so many challenges that are making uncertainty in the world, as I said previously. And those uncertainties, even though that everyone is swearing that is against walls, against borders, that we live in the global village, the borders start to be built, even though all of these declarations, all of the things that every politician in European Union or in the United States or elsewhere is talking about globalization. But any uncertainty, like in European Union, we were almost in the Western Balkans ready to join
the European Union, I thought even in previous decade after the Saloniki summit in 2003, now I'm not quite sure that we will join the club after 2040. That means that that is also a kind of a wall and against the preaching of globalization and so. But new challenges and new uncertainties are building the walls even when people are declaring different. Thank you. Grazie. Grazie, vi ringrazio tutti. Paolo, abbiamo cercato di stare nei tempi, abbiamo sforato un pochino, ma devo dire che comunque i contributi meritavano di essere ascoltati. Grazie a tutti, buona giornata e buon proseguimento. Grazie. Panel 2, Covid-19, tsunami sociale e culturale. Atto terzo di uno stravolgimento planetario. Perché atto terzo? Questo è un panel che ho costruito io, Roberto. Perché ho detto, mi sono detto, Internet è stata la conseguenza, la globalizzazione dell'informazione. Improvvisamente il mondo è diventato piccolissimo, le informazioni corrono con la velocità della luce e questo è stato il primo stravolgimento. Il secondo, la caduta dei muri, quindi la caduta delle ideologie che ha provocato la globalizzazione dei mercati. Atto terzo, il Covid. Improvvisamente ci siamo accorti che uno non vale uno perché uno può contaminarmi l'umanità. Quindi addirittura certi principi democratici possono essere messi in dubbio. Ma sapete che non è finita? Io ero a trovare un'amica giorni fa e questo può essere il quarto sconvolgimento, che assume manodopera, di persone che hanno degli handicap. E ho pranzato con loro e vicino a me c'era un ragazzo down e mi ha chiesto, tu come ti chiami? Io gli ho detto, Paolo Petizziol. Questo sparisce, dopo mezz'ora torna da me con la storia della mia vita. E ho chiesto alla titolare di questa azienda, ho detto, ma come ha fatto, chi è? Questo, mi ha detto, è un abilissimo hacker, quello che riesce a fare lui. E abbiamo visto situazioni ultimamente di hackeraggio che mettono a rischio l'informazione di tutto il mondo, volendo. Ma l'influenza sulle elezioni, su tutto. Un ragazzo down è riuscito a fare questo. Figurarsi se all'università cominciamo a insegnare come si fa. E stiamo sicuri che i servizi di intelligence di mezzo mondo è ovvio che lo stiano già facendo. E questo è il quarto tsunami. Quindi credo che l'argomento che avete voi in mano adesso sia veramente, oltre che attuale, bello. E chiamo Slavko Matanovic, ambasciatore di Bosnia e Herzegovina in Roma. Grazie Slavko. E Ulazimir Ulakovic, direttore generale della Camera di Commercio di Bielorussia, Roberto Pinton, rettore della nostra università, e Agostino Maio, che modererà questo panel, cui prego di rispettare i tempi perché siamo un po' strettini. E purtroppo, accennavo prima, la console generale di Serbia è stata tamponata, non in auto ma in altro senso, sì, ieri sera, e non sta bene. Quindi dovremo
fare in sua assenza, però parlavo con il moderatore, che tra l'altro è il responsabile delle relazioni esterne della nostra università, che qui un po' troneggia oggi perché abbiamo il rettore, abbiamo il responsabile, abbiamo la segretaria del rettorato, ma voi mi capite che io so che sono un po' di parte, perché siete la mia università, come sempre, e darà lettura del messaggio anche della console generale. A te la parola, Agostino. Grazie Paolo, anche da parte mia buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno alle autorità e ai relatori qui presenti. Dunque, tornando a quello che diceva il Presidente Petizziol e al tema del panel, chiaramente la pandemia possiamo dire che sia davvero entrata in ciascuno di noi in maniera devastante, improvvisa, proprio come uno tsunami. Questo tsunami è stato già ampiamente ricordato, non è stato solo uno tsunami di emergenza sanitaria, medica, nonostante insomma gli oltre ad oggi 230 milioni di contagiati, 4 milioni e 700 mila purtroppo vittime, ma ha investito praticamente tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, in particolare, come appunto ricorda il titolo, anche quelli di carattere sociale, direi socio-economico e sociologico, e quelli di carattere culturale. Dal punto di vista sociale, come è stato ricordato, ovviamente non c'è stata solo una contrazione economica, non c'è stata solo una chiusura di attività, quindi una diminuzione del tasso di occupazione, ma anche vere e proprie situazioni che hanno investito poi famiglie e soggetti in termini più sociologici e psicologici, con una paura reattiva che nel corso del tempo poi si è trasformato in stress cronico e quindi anche in situazioni di depressioni. Lo stesso dicasi per gli aspetti culturali, dove ovviamente insomma oltre alla chiusura di molte attività, luoghi dove si pratica la cultura come i musei, i teatri, i cinema, abbiamo avuto una pesante ricaduta su quelle che sono le istituzioni di formazione, quindi su generazioni di giovani bambini, soprattutto nei paesi più arretrati, dove la didattica a distanza praticamente ha raggiunto e ha soddisfatto una percentuale molto limitata di studenti. In Europa già parliamo di, diciamo, una penalizzazione attorno al 20% di questi studenti, già partendo dal fatto che la didattica a distanza non è la stessa cosa della didattica in presenza, come è stato detto appunto prima, per il tema appunto dei convegni, delle relazioni, degli incontri. E quindi su questa tematica, e riprendendo anche il titolo della giornata odierna, chiederei appunto ai relatori, che ringrazio qui presenti, iniziando appunto dall'ambasciatore, da Sua Eccellenza l'ambasciatore di Bosnia e Erzegovina in Roma, Slavko Matanovic, se esiste, non dico diciamo un vaccino sociale e culturale, ma se ci possono essere, quali sono gli strumenti, le azioni per ridurre questo, per contenere questo tsunami sociale e culturale. Prego, ambasciatore. Grazie, saluto a tutti i presenti. Ultimamente è stato versato molto inchiostro, come dicono, virtuale sulla pandemia. Ci sono molte analisi e opinioni di esperti nei media che sono spesso contraddittori, quindi non vorrei entrare in un'altra revisione multidisciplinare della pandemia. Nel mio intervento io cercherò di condividere con voi alcune esperienze di lavoro
dell'ambasciata nel periodo immediatamente successivo allo scoppio della pandemia, quando è successo questo tsunami, penso che sia appropriato parlare di quello di cui si è competenti. Mi sono insediato come ambasciatore nella metà del 2019, siamo andati avanti con tutto vapore, abbiamo organizzato un business forum a Genova, hanno partecipato più di 30 uomini d'affari della Bosnia, ugualmente tanto gli uomini d'affari italiani, tutto in presenza normalmente. E gli effetti positivi di questo forum si sentono ancora oggi. Il mandato era iniziato al migliore dei modi, tuttavia l'anno successivo scoppiò la pandemia e che cambiò tutto. Con la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020 sulle misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica dal Covid-19, l'ambasciata di Bosnia e Erzegovina ha informato urgentemente il Ministero degli Affari Esteri di Bosnia ed Erzegovina della nuova situazione epidemiologica nella Repubblica Italiana. Con gestione della pandemia di Covid in Italia si intendono le misure adottate per contrastare la pandemia di Covid su tutto il territorio della Repubblica Italiana. All'inizio della crisi, che ha colpito tutte le parti della società, l'ambasciata di Bosnia e Erzegovina a Roma aveva molte richieste dai suoi cittadini che vivevano in Repubblica Italiana, cercando di adattarsi rapidamente a questa nuova situazione, alla crisi. Ci siamo subito messi in contatto con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana. E da allora abbiamo ricevuto le prime linee guida per lavorare in condizioni della pandemia sul territorio della Repubblica Italiana. Prima abbiamo creato elenchi di nostri cittadini bosniaci che hanno inviato e-mail o hanno chiamato direttamente ai telefoni dell'ambasciata a Roma. Il piano era quello di collegare l'ambasciata e il consolato generale a Milano in modo tale che tutte le informazioni, i dati fossero inseriti direttamente sull'elenco telefonico condiviso che era sempre disponibile per avere tutte le informazioni sui cittadini bisognosi. All'inizio abbiamo subito organizzato il lavoro nella sezione consolare dell'ambasciata di Bosnia e Erzegovina a Roma, che ha sede distaccata e si trova in un'altra parte della città. Naturalmente a livello di ambasciata dovevano essere prese diverse decisioni in merito alla necessaria protezione del personale e delle parti che si recavano nei locali dell'ambasciata. Tra le frequenti istruzioni provenienti dal Ministero degli Affari Esteri di Bosnia e Erzegovina e le richieste urgenti dei nostri cittadini che si trovavano in Italia in uno stato di necessità di viaggiare e rientrare in Bosnia e Erzegovina, eravamo di turno all'ambasciata ogni giorno per dare ai nostri cittadini la sicurezza di poter rispondere alle loro domande, perché la maggior parte di loro si trovava in zone remote d'Italia per motivi di lavoro. In tali situazioni di crisi non abbiamo preso in considerazione l'orario di lavoro e abbiamo messo a disposizione tutte le nostre capacità per organizzare il rimpatrio dei nostri cittadini in Bosnia e Erzegovina. Quando il nostro Consiglio dei Ministri ha preso la decisione di organizzare questo rimpatrio per trasportare i nostri cittadini in Bosnia, avevamo poco tempo per informare ed organizzare l'arrivo dei nostri cittadini che si trovano sparsi per l'Italia, perché il volo di rimpatrio era previsto dall'aeroporto di Fiumicino a Roma e loro furono dispersi su tutto il territorio dal nord al sud d'Italia. Era una missione quasi impossibile.
ma avevamo investito tutta la nostra conoscenza e voglia che l'intera operazione abbia successo. Nell'intera organizzazione di questo volo di rimpatrio per i cittadini di Bosnia e Erzegovina vorrei sottolineare il grande aiuto delle autorità italiane, tra gli altri il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, perché erano pronte ad aiutare in qualsiasi momento, anche se la loro patria era nelle peggiori condizioni causate dalla pandemia. Il volo di rimpatrio era previsto per il 27 marzo 2020 e come in ogni organizzazione d'emergenza c'erano le situazioni imprevedibili, così come in questa organizzazione del ritorno dei cittadini di Bosnia e Erzegovina, perché non era possibile nelle condizioni del blocco dei trasporti tra le regioni d'Italia a causa delle misure della pandemia soddisfare pienamente le esigenze di tutti i cittadini per il primo ritorno con volo speciale per tornare a Bosnia e Erzegovina. Sono stati 50 cittadini quelli che sono riusciti ad arrivare all'aeroporto di Fiumicino da tutte le parti d'Italia. Eravamo solo noi due, il primo segretario dell'ambasciata ed io personalmente, che avevamo accolto, controllato, registrato i cittadini, compilando i moduli obbligatori quando venissero all'aeroporto per il volo di ritorno. Avevamo completato con successo la prima missione di rimpatrio dei nostri cittadini ed era veramente la prima missione di rimpatrio organizzata da un'ambasciata di Bosnia ed Erzegovina nel mondo in condizioni della pandemia. Successivamente abbiamo organizzato anche il volo di rimpatrio da Malta, sulla quale c'erano circa 50 dei nostri cittadini. Molto utile si è anche rilevato il nostro console onorario Josef Penek a Malta, che è stato in contatto con i cittadini della Bosnia ed Erzegovina tutto il tempo e che ha meglio dimostrato il ruolo e l'importanza di consoli onorari nella diplomazia. Negli ultimi tempi la bufera attorno al Covid si sta lentamente placando e l'Italia sta già mostrando i primi chiari segnali di ripresa economica. Come ha notato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dobbiamo anche al fatto che un'ampia percentuale dei cittadini si sono vaccinati. Oserei dire che gli italiani sono maestri nell'organizzazione e nel lavoro di squadra, come hanno dimostrato nell'organizzare la vaccinazione della popolazione. Anch'io sono stato vaccinato doppiamente a Roma. Direi che non è un caso che siano stati 4 volte campioni del mondo in calcio e anche che hanno vinto gli europei. Esamineremo la situazione attuale in Bosnia e Erzegovina un po'. Noi abbiamo avuto 1.200.000 circa test, di cui 235.000 casi e 10.000 morti, sui 10.000 morti. Le principali caratteristiche della gestione della crisi di pandemia in Bosnia e Erzegovina sono un gran numero di decessi, è un tasso di vaccinazione contro il Covid non sufficiente rapido, anche se in Bosnia ed Erzegovina c'è chi sostiene la resistenza alla vaccinazione. Questo movimento è molto meno pronunciato da noi che nei paesi più sviluppati, come l'Italia. È stato un problema per noi ottenere il vaccino, quindi al momento della prima confusione dopo l'inizio della campagna di vaccinazione, una parte dei cittadini della Bosnia e Erzegovina ha eseguito la vaccinazione in Serbia e Croazia anche, i nostri vicini stati confinanti.
La situazione però sta migliorando anche in Bosnia e Erzegovina, ma siamo ancora in ritardo rispetto ai paesi dell'Unione Europea. Ecco, io concludo qua e continueremo. Sì, grazie, grazie ambasciatore. Beh, innanzitutto allora complimenti per il grande lavoro svolto dalla sua ambasciata e da lei personalmente. Peraltro sono proprio a diretta conoscenza che anche le stesse autorità della Bosnia e Erzegovina in Bosnia hanno aiutato diversi imprenditori e lavoratori italiani, anche friulani, ci sono un paio di aziende proprio che conosco personalmente, che so che hanno davvero collaborato in maniera molto molto fattiva, quindi grazie anche per questo. Ecco, adesso appunto cedo la parola al direttore generale della Camera di Commercio di Bielorussia, Vladimir Ulakovic, spero di avere pronunciato decentemente. Corretto. I'm afraid I won't be very original for the beginning, because I would like also express my sincere gratitude to all organizers of this event, of this forum, especially my appreciation the President Paolo Pitizol, grande amico. Thank you very much again for your kind invitation. I'm very glad back to the family, because the first time I participated in this event 10 years ago. And for my opinion, it's a really unique platform for discussion, because it's a platform for discussion at the level of the sub-regional south of Europe and the level of the Europe, including some neighboring countries, not only EU countries, because, you know, unfortunately, when we discuss about the Europe, there is also two approaches. Very often, it's a discussion in the format of the EU. And then, the other platform, discussion the EU and neighboring countries. Let's discuss together, and also to use the sub-regional approach, the approach of the Middle Europa, for example. Unfortunately, tsunamis still exist. Social, culture, ideological, and of course, tsunami for the business exists. For me, it's a little bit unusual to participate in this panel number two and discuss about tsunami, social and culture, because normally I often discuss now for the business situation, for the situation for trade, economic, logistic problems, and so on. But from other side, the social impact and economic impact, it's difficult to divide, because the pandemic, COVID-19. The COVID-19 is now one of the main economic actor in the global level to influence for all our life, including the business. Of course, very dramatic for the business, especially for the small and medium enterprises. Everybody knows the impact of this situation, of this pandemic to the business society. At the beginning of November and the end of this month will be next annual assembly of Eurochamber. We are member of the Eurochamber. It's an association of the all chambers of commerce and industry. And I just received a preliminary report for this annual assembly. According to the statistic, about 25%, over the 25% of the SME in European Union won't be able to the normal life, won't be able to the life as a business structures. And it's a serious problem. What's happened with these people? How can we support it? And it's European Union, when there is also instrument of support from the Brussels and the level of the national government too. I think it's not very different situation in other Middle Europe countries. And we have very good relation with our partners from chambers from Hungary. I just 2 weeks ago was in Belgrade. I met with our colleague from Serbia, from Bosnia,
By the way, of course, we're planning to organize the next our business council with Austrian partners. We have a lot of agreements with regional Italian chambers, Friuli Venezia Giulia, with Confindustria, by the way, and we know situation more or less. In the case of Belarus, as I mentioned, our diplomatic representative, Vladimir, we have some another practice to replay to the pandemic situation without a lockdown, without any stop of normal business life. But it's, we have the positive results. It's an answer of the business society because, of course, it was very difficult to work when the border is closed. But the businessmen, the people, to use this time also for modernization company, for adopted the management system of the company, to use this time for the normal business life. It's quite positive experience. But anyway, we have the big challenges as a business association, and we have tsunami for the business. What we can do together? Yesterday evening, we touched this item with President Petitsol concerning the possibility to add the voice of business to our discussion, to our common discussion and the level of the forum. And my idea, my suggestion to invite probably for the next forum some representative of the business association and add the vision of the businessman, because the business is one of the very important element for construction the future. As I mentioned, one of the previous speaker, let's dobbiamo costruire il futuro insieme. Let's do it. And for that reason, as my idea, to add, let's think it over, to add some voice of business to our discussion. And besides also for chambers and a business association, there is a special function there, I mean social responsibility, and the businesses wait from us the replay, the positive replay, what we can do together in this situation. And besides culture, the culture is not only historical heritage, not only patrimonio, not only music, art, it's also the style of life, it's also habits of life, it's habits of working. It's also touched the business society. I think that will be also interesting to see the voice of the businesses, what we can do, how can we use this potential of the businessman for that. So about negative impact of the pandemic, it's clear. We received impact in the sphere of education, medical sphere, ordinary life, for everything. And what is the positive impact of pandemic? Because according with dialectic, there is a negative and positive. There is a dark side and a light side. What is the, what is the positive replay? A few days ago, we organized the small virtual business discussion about it. And I asked the businessman, what your positive replay, what is positive impact of this situation for your business? Somebody said, Zoom. We use the Zoom, but Zoom is just instrument. As for me, the positive lesson for the tsunami, our answer to tsunami, it's very simple, to support each other on the basis of the common values, of the basis of the common interest, to not to create the new divided line, as I totally agree with previous speaker, Consul Pinter. Absolutely agree with that. Now it's time to construct our future, base of our future together. Let's do it. Thank you. Grazie, grazie direttore. Insomma, credo davvero molto puntuale l'intervento. In particolare richiamando anche l'intervento precedente, ecco, Zoom probabilmente non è in grado e non può sostituire le relazioni, la rilevanza, però ha aiutato e può aiutare in prospettiva a risolvere soluzioni e situazioni che prima della pandemia
non avremmo pensato di risolvere attraverso Zoom, ecco, o altre piattaforme. Questo credo sia vero e riscontrato. E allora, prima però, come da disposizioni del Presidente Petizioli, prima di passare la parola al magnifico rettore, al mio magnifico rettore della mia università, anch'io posso dire questo, e vado a dare lettura dell'intervento del console generale di Serbia in Trieste, Ivana Stojković. Egregio Presidente e amico Petizioli, Vostre Eccellenze, signore e signori, innanzitutto gradirei ringraziarla per l'invito che mi avrebbe permesso di partecipare ad un evento così importante che si occupa dei temi più attuali al giorno d'oggi. La mia assenza oggi sarà la vera conferma dell'incertezza nella quale ci siamo trovati come società, ma anche della responsabilità verso gli altri che in questo momento siamo in obbligo di mostrare più che mai. Nessun paese al mondo era preparato alla terribile pandemia che ci ha colpito nel 2019, ma la lotta comune e la solidarietà sono le uniche che ci hanno mostrato la vera strada. L'Italia era tra i primi paesi che hanno affrontato il Covid-19, ha creato le fondamenta e le conoscenze in base ai quali gli altri paesi, più tardi, hanno lottato con più facilità contro lo stesso problema. La Serbia, allora ancora senza malati gravi, era profondamente toccata dal destino del popolo fraterno italiano. Motivato da questo, il presidente Aleksandar Vučić, il giorno 25 aprile 2020, a nome del popolo serbo, ha inviato 8 aeroplani pieni di materiale sanitario per il popolo italiano, come aiuto nel momento difficile, lanciando il messaggio: vinceremo insieme, coraggiosa Italia, la Serbia è con voi. Già nel mese di agosto dello stesso anno, il nostro paese è stato colpito dalla terribile pandemia e l'Italia ha risposto con l'aiuto, inviando in Serbia i migliori medici di tutte le regioni per aiutare i colleghi serbi nella lotta contro il coronavirus. La vaccinazione in Serbia è iniziata il 24 dicembre del 2020, prima di quando è iniziata nella maggior parte dei paesi europei. Inizialmente occorreva prenotare l'appuntamento per potersi vaccinare, mentre dal mese di aprile si svolge liberamente e senza appuntamento. I cittadini della Serbia inizialmente potevano scegliere il vaccino tra i 4 disponibili: Pfizer, il cinese Sinopharm, il russo Sputnik e AstraZeneca, e tra poco sarà disponibile anche il vaccino Moderna. Durante la pandemia la Serbia ha mostrato un livello altissimo di responsabilità e di solidarietà, donando ad oggi quasi 1 milione di dosi del vaccino e permettendo così l'immunizzazione di più di 200.000 cittadini stranieri interessati e tra loro anche un importante numero di immigrati. In questo momento è stato vaccinato circa il 60% dei cittadini serbi maggiorenni, mentre in agosto è iniziata la somministrazione della terza dose di vaccino, conosciuta come booster, e le uniche misure per sollecitare la vaccinazione erano anche quelle stimolative. Dal mese di giugno 2021 nella Repubblica di Serbia è iniziata la produzione del vaccino russo Sputnik, mentre 20 giorni fa sono state posate le fondamenta per la costruzione della fabbrica per la produzione del vaccino cinese Sinopharm e sono stati costruiti anche 4 nuovi ospedali Covid. Purtroppo, nonostante un appoggio molto responsabile, nonostante le misure preventive per le quali la Serbia si distingueva come paese che ha contrastato con molto successo la pandemia, il numero di contagiati in questi giorni dimostrano che abbiamo a che fare con un nemico molto importante. Sono comunque certa che nel futuro che è davanti a noi riusciremo con gli sforzi comuni a vincere e creare un domani migliore. Per questo motivo coglierò l'occasione per salutare ancora una volta tutti i presenti al nome della Repubblica Serbia e lanciare il messaggio che vinca la vita. Eccoci, questo è l'intervento del console generale di Serbia. Bene, quindi appunto sui temi che abbiamo toccato, sulla presenza o meno di un vaccino
sociale e in particolare culturale la parola al magnifico rettore, professor Roberto Pinton. Grazie, una responsabilità grande, e ringrazio anche Paolo Petizziol per essere sempre in grado di porre in maniera molto semplice in realtà dei problemi piuttosto complessi, per cui non c'è soluzione semplice, quindi bene, assolutamente bene parlarne da diversi punti di vista e contaminarsi in senso buono. Io partirei proprio da quello che diceva il direttore: dobbiamo costruire futuro assieme, perché in realtà per noi l'università lo fa regolarmente, deve farlo regolarmente, lo deve avere come spirito, come dire, non solo istitutivo, ma come missione proprio nel senso più alto della parola. E non c'è dubbio che questo tsunami ha ancora ribadito di più questo tipo di idee, perché noi ci occupiamo di formazione e abbiamo a che fare con ragazzi che sono dai 19 ai 25 anni, ci occupiamo, quindi una classe giovanile importante, di ricerca, e abbiamo a che fare ovviamente con lo sviluppo di tutte quelle attività tecniche e anche implicazioni sociali che poi si ritrovano tutte assieme in una situazione di questo genere. Abbiamo a che fare col mondo economico produttivo, perché noi non creiamo solo professionisti, ma creiamo cittadini, e quindi l'interazione con la società di cui fa parte il mondo economico produttivo è fondamentale, quindi è parte della società. E intanto tsunami, piccolissimo, diciamo, considerazione. Tsunami è una parola giusta per ricordare che poi tutto ciò è arrivato a ondate, quindi sostanzialmente ogni volta che si cercava di trovare una nuova luce, di fatto qualcuno ci abbassava l'abat-jour. Però in realtà non ha avuto un epicentro, e questo è il problema. Quando abbiamo cercato anche di trovare analogie, per esempio in Friuli, cosa era successo dopo il terremoto del 76, la ricostruzione che ha portato per esempio alla nascita dell'università. Non c'è un epicentro. Forse sappiamo da dove è partita, ma poi in realtà quello che è stato detto da tutti, la possibilità che viene ricordato anche nel nostro convegno, la possibilità è che tutto questo, la contaminazione, arrivi da qualunque parte, ovunque. Quindi la reazione istintiva è chiudersi, il famoso lockdown. Questo non c'è dubbio che ha portato dei problemi enormi a chi, come noi, come tutti noi che siamo a questo tavolo, che siamo a questo convegno, basavano le loro relazioni per esempio sulla mobilità. Una cosa innegabile, al di là di tutte le critiche che si possono fare alla comunità europea, è che per esempio la mobilità degli studenti, l'Erasmus, è una cosa che ha subito un blocco totale. Ora, se voi chiedete a un giovane se va all'estero quando fa l'Erasmus, di fatto ti dice il nome della città in cui andrà, non ti dice vado in un'altra nazione, perché ormai l'ambito, diciamo, di azione, di studio è quello. Quindi questo per noi è stato uno dei momenti più drammatici. Tralascio tutte le difficoltà nel rientro, nel tranquillizzare mamme, papà, studenti e quant'altro. Noi abbiamo un help che lavorava 24 ore su 24 e siamo riusciti, ma insomma ci siamo trovati in una situazione in cui difficilmente si poteva essere, e con delle difficoltà, queste sì, anche di attuazione, di risposta a ciò che era all'ondata dello tsunami, chi ancora non era stato raggiunto dall'onda o l'aveva sottovalutata, molto diversa. Quindi questo è stato un primo problema. Poi c'era il problema di garantire la sicurezza e la tranquillità, e la salute dei lavoratori e degli studenti. Quindi immediatamente è stato introdotto un sistema sia di valutazione della diffusione del virus, i tamponi e tutte le varie attività, fra l'altro messe addirittura a punto dai nostri stessi laboratori, e poi quando è stato possibile la vaccinazione, che concordo sia l'unico modo che abbiamo ora per fronteggiare tutto questo, e che ci dà per esempio nella nostra nazione la possibilità attraverso il Green Pass per esempio di essere seduti qui oggi. Questo potrà anche non piacere a qualcuno, ma in realtà qui si tratta di responsabilità e di azioni collettive. Bisogna lasciare perdere un momento le ideologie, anche quelle scientifiche se volete, e le convinzioni personali. Qui c'è un problema collettivo, economico, sociale, culturale.
mettete i trattini, potrebbe anche diventare una sociale, credo che la prenda tutta. E poi c'era ovviamente l'idea di come facciamo a mantenere attivo un servizio. La formazione non può andare in vacanza, non lo può fare. E quindi smart working o il telelavoro, quindi la teledidattica, tutte cose che sono state fatte in tempi brevissimi con una forte, diciamo, capacità di adattamento, si chiamerebbe resilienza adesso, con un termine forse abusato, che ha dato la possibilità di mantenere attivo il, come se un generatore di servizio. Però attenzione, questo ci ha servito come un'attività di emergenza. Era evidente che da lì non si poteva uscire mantenendo questo tipo di atteggiamento e questo tipo di attività, perché questo ci ha permesso solo ed esclusivamente, grazie alle tecnologie, di mantenere tutto insieme. Grazie alle tecnologie che vengono sviluppate in momenti in cui la tecnologia magari può non pensare sia utile. Voglio dire, l'informatica 40-50 anni fa era per creare programmatori che avrebbero riempito le società di computer, che entro poco sarebbero fallite come tutti gli altri. Ora invece sappiamo che investire in quel tipo di attività di ricerca è fondamentale, per così sappiamo come investire nella ricerca in ambito medico sia fondamentale per. Ecco, da questo punto di vista abbiamo visto e realizzato tutti quanto importante sia investire nella ricerca. Chi non investe in ricerca studia sui libri scritti da altri o deve usare medicine messe a punto da altri. Ecco da dove nasce anche spesso la diffidenza. La scienza, la diffidenza cerca di superarla, perché ci sono i congressi, ahimè molti online, ci sono le pubblicazioni. Fortunatamente ora, e questa è una cosa che viene richiesta dai progetti soprattutto transnazionali, in open access, che magari è una cosa difficile anche da apprezzare dal mondo economico produttivo, perché fare lo sharing delle proprie know-how non è, ma che sta molto apprezzando anche il mondo economico produttivo, soprattutto nei momenti in cui ci si contamina con degli obiettivi precisi. L'idea di aver condiviso tutto in questo momento ha permesso di creare dei vaccini, tutti buoni, nel giro di pochissimo tempo. E credo che questo sia una cosa, però con un investimento enorme. Se andate a vedere, cliccate su Google, solo delle parole chiave della ricerca su questa cosa, verrete inondati da ricerca. Molta ricerca orizzontale, per carità, non molta altra verticale, ma dà l'idea di quale potenziale ci sia. Ovviamente poi bisogna formare i ricercatori anche e i cittadini. Ecco, sulla didattica il problema si è discusso molto in questo ambito. Noi, partendo nel giro di un paio di settimane con circa 1200 insegnamenti in teledidattica, ci siamo poi accorti che il 30% dei nostri studenti dichiarava almeno un problema di connessione. Quindi, non stiamo parlando di terzo mondo, stiamo parlando di una regione che investe molto, sta lavorando molto, ma la maggior parte dei nostri studenti in regione o sparsi per l'Italia avevano problemi di connessione. Quindi c'è un problema strutturale oltre che un problema tecnologico. La tecnologia c'è, però è chiaro che su questo bisogna investire in maniera che ciò sia reso possibile. Poi come uscire dall'emergenza, per esempio per la didattica? È chiaro che adesso questo tipo di attività ci permettono di generare anche nuove modalità didattiche, integrative alla presenza. Noi abbiamo riaperto la presenza in queste settimane e abbiamo visto che le aule sono piene, perché gli studenti hanno bisogno del rapporto fra di loro. Tutte le indagini sul disagio socio-emotivo di fatto trovano che i ragazzi non hanno avuto difficoltà poi a recuperare le lezioni attraverso le registrazioni eccetera, ma gli è mancato il contatto fra di loro oltre che con i docenti. Quindi è evidente che questo ci dice che ci sono anche delle nuove alternative, però ci ha insegnato che c'è la possibilità di agganciare un numero maggiore di, non solo di studenti, diciamo, ma di utilizzatori di quelle che sono le conoscenze. E io volevo poi parlare anche del rapporto, un attimo, tu mi fermi quando vuoi, con il mondo economico e produttivo. C'è stato un momento in cui noi ci siamo chiesti, ma noi sforniamo e produciamo laureati per chi, se il mondo economico si ferma? Quindi, caro direttore, sono assolutamente collegate le cose. E di fronte a un primo freno da parte del mondo economico, quello con cui abbiamo
rapporti, c'è stata invece una forte spinta a cercare di collaborare assieme. Noi abbiamo creato degli ambiti, dei veri e propri laboratori di contaminazione in cui lavoriamo assieme con le imprese, eccetera, che sono decuplicati nel periodo di lockdown. Poi, per carità, magari su materie più specifiche, ma anche, soprattutto, perché è stata resa nel periodo di ripensamento delle imprese, è venuto fuori chiaramente quanto il processo e l'avanzamento tecnologico sia fondamentale, che non sia recepito a posteriori, ma sia costruito assieme. E questo per noi è stata una cosa fondamentale. Ultima cosa, adesso Paolo Petizzolo è fuori, noi abbiamo un corso di laurea che si chiama Intelligence and Cyber Security, e anche un bel master internazionale, e non ci possiamo fare niente perché queste sono le frontiere. Noi speriamo semplicemente di costruire gli hacker buoni, ovviamente, poi insomma, sapete che insomma, gli strumenti sono importanti, poi il fatto che siano efficaci dipende da come vengono usati. Grazie, grazie Rettore. Beh, insomma, su quest'ultimo punto leggevo un report qualche settimana fa che a livello globale si parla di circa 4 miliardi e mezzo di dollari che sono stati versati dalle aziende come riscatto appunto a seguito di attacchi di hacker. Quindi il tema è un tema assolutamente attuale e credo che le aziende, la maggior parte delle aziende, non abbiano ancora focalizzato. Adesso non faccio nomi, ma una grande azienda della regione proprio nell'ultimo mese è stata soggetta ad un pesantissimo attacco hacker e non si era strutturata, nonostante quasi un migliaio di dipendenti, non si era strutturata per cercare di limitare, non dico di evitare, non è possibile, ma di ridurre le percentuali di successo di questi attacchi. Dall'intervento del Rettore mi piace cogliere un aspetto. Il Rettore ha sottolineato come appunto l'Università di Udine, che insomma, credo tutti la conosciate, rientra tra le 10 migliori università italiane, quindi università di eccellenza, in una regione assolutamente all'avanguardia, ha risposto in un certo modo. Non tutti hanno risposto così, appunto, quindi la pandemia ha anche marcato le disuguaglianze a livello nazionale e a livello europeo, come ricordava anche prima l'ambasciatore di Bosnia Erzegovina, e su questo credo ci sia ancora molto da lavorare, come è stato detto appunto negli interventi di questo panel. Io ho chiuso, aspettavamo il tuo rientro, Paolo, per non chiudere in tua assenza. Ecco, grazie a tutti. Siamo all'ultimo panel della mattinata e per me il più stimolante, perché non è solo culturale, ma è anche intimamente politico. Aquisgrana o Visegrad? Inquietudini d'Europa. E abbiamo dei relatori veramente d'eccellenza. E chiamo sul palco Alexei Gromyko, direzione Europa dell'Accademia delle Scienze di Mosca, e l'ambasciatore Adam Zoltán Kovács, ambasciatore d'Ungheria a Roma, già vice ministro degli esteri d'Ungheria e già amico da molti anni, e quindi un doppio ringraziamento per questa testimonianza di amicizia. Grazie. Questo panel mi sono riservato di moderarlo personalmente perché lo considero molto importante e molto delicato dal punto di vista politico, oltre che culturale. Prego. Che l'Europa abbia avuto molte criticità nella gestione di questa pandemia, come in una gestione anche politica di tutto ciò
che ne è conseguito, lo abbiamo sentito dire ripetutamente questa mattina. Ciò che però si profila all'orizzonte, e accenno anche a quanto è accaduto recentissimamente nelle elezioni tedesche, la diversità del voto fra il sud e il nord della Germania, che potrà avere delle implicazioni non secondarie, mi ha fatto fare una riflessione. Può vincere un'Europa carolingia o un'Europa merovingia? Ovvero, io identifico l'Europa merovingia, perché l'Europa carolingia sappiamo tutti qual è Francia e Germania che dettano le regole a tutta Europa. L'Europa merovingia, secondo me, che è l'Europa che mi piace, non lo nascondo, è quella che i paesi di Visegrad stanno tentando ormai da 10 anni di sviluppare e a cui stanno guardando con vera simpatia anche altri paesi, l'Austria, la Slovenia, la Croazia. Si sta riformando, e ho finito, ma volevo fare questo preambolo che per me è importantissimo, si sta riformando in un nucleo che è un po' la ripetizione, consentitemi perché io esco da una famiglia di questo tipo, la ripetizione di quello che era un po' l'impero austro-ungarico, che è quell'area che bilancia lo strapotere della Germania e ogni tanto, Alexei, anche quello della Russia, e che garantisce la pace in Europa e nel mondo. È un sogno? Non lo so, ma è bellissimo ragionare su queste cose e dibatterle. Per cui do in primis la parola ad Alexei Gromyko, che ho già presentato, che è figlio d'arte, perché è il nipote del mitico Gromyko, ministro degli affari esteri dell'Unione Sovietica per ben 26 anni, per cui una scuola era il Metternich, secondo me, della situazione. Però devo dirti, Alexei, che oggi il Metternich d'Europa lo vedo più in Lavrov che in altri ministri degli affari esteri. E non è una simpatia personale, perché io sono molto severo su queste analisi. Il tuo parere mi interesserà molto e ti ringrazio per questo tuo ritorno a Udine. Dear ladies and gentlemen, I am grateful to Middle Europa and to its president, Mr. Paolo Petizol, for making my participation possible in the forum. And I would like to applaud Mr. Petizol for your courage, sympathy, vision, consistency. Thank you very much. And it goes without saying that I am honored to share this panel, this session with Your Excellency, the Ambassador of Hungary. I appreciate this possibility to speak on some aspects of the current situation in Europe, which is framed so wisely and historically provocative by Mr. Petizol. So let me start with several thoughts on the historical context of what world
were living in. I think that in the times of COVID, the times which are not coming to an end soon, the times which may go on for, in fact, for many years to come, the fundamental problems which caused the most of the challenges which Russia, Hungary, Italy, other countries face, these problems were not solved by different crises which we witnessed in the past, 20 years. And it seems that the pandemic has further exacerbated most of these problems, most of these crises. For example, the geopolitical rivalry between the United States and China increases. The process of this strategic decoupling between the United States and Europe has not been haunted by the pandemic, but judging from what we saw recently in Afghanistan, or judging from a new military pact between the United States, Australia, and the United Kingdom, this strategic decoupling has not been halted, but in fact, it is going on. Inside the European Union, there is a growing divide between what we may call the symbols of different worldviews embodied in history and legacy of Aachen and Visegrad. I don't want to overestimate these splits and divides, but we cannot ignore them. Specialists in European history, I think that we should pay attention to it. Of course, the pandemic has reinvigorated the debate about a proper balance between security and civil liberties. In general, as I see it, the challenges taking place in connection with the pandemic follow the logic of the general shift from the bipolar world or the unipolar world to the polycentric world. And by the way, it is not just because of the United States, China, Russia, etc., but the European Union itself is getting more heterogeneous and multipolar. Just to remind the damage of the last year, the global real GDP contracted by 3.3%, the US economy by 3.5%, the Euro area's economy by 6.6%, Russia's economy by 3.1%, Chinese GDP increased last year by 2.3%, but still this is the lowest figure for not years, but decades. These figures I took from the statistics of the International Monetary Fund. The EU nation states, including the members of Visegrad 4, were the first line of defense against the pandemic. The institution of the nation state, I think that it is very obvious and clear. This institution has demonstrated its indispensability and its resilience. Because of the pandemic, we again witnessed tensions in the European Union between donors and recipients, in other words, between North and South of the European Union.
Disagreements between the West and the East of the European Union, or between, according to Mr. Patitsel, between symbolic Aachen and Visegrad, deteriorated as well. In 2015, these problems were different views what is the rule of law. The rule of law, civic freedoms now are in the focus of controversy. Hungary and Poland are increasingly being viewed by many in the European Union as illiberal states, but at the same time, from the point of view of, for example, Budapest or Warsaw, they defend their sovereignty, identity, and their cultures. So different approaches, different assessments. We know that due to huge efforts in July last year, the next EU budget was approved with the elements of the transfer union, which for the European Union was quite a feat. But also, let's not forget that the new European Commission, which took office in December 2019, called itself a geopolitical one. So this is a commission which is focused not just on soft power, but it is focused on geopolitics and on hard power. The Green Deal was proclaimed as the next super or mega project for the European Union, and the Green Deal envisages the total climate neutrality by 2050. And that means that the European economy, that the economy of the European Union should be overhauled fundamentally. So this is the context, and against this backdrop of events, the role of the Visegrad Four, the role that these four countries play in the European integration process is in the spotlight, like never before. The Visegrad Group emerged on the basis of philosophy that the European membership, that the membership in the European Union is the end of history. Many years ago. But since then, since the beginning of the 90s, since 2004, a strong narrative of a second-class membership in the European Union has developed. And one can say that this is mainly due to the frustration resulting from different economic divergences between old Europe and new Europe. But it seems to me that there is another very important set of factors, and these factors are of a very different nature from economy, from commerce, from mercantilism. And these differences are about identity and sovereignty. The Visegrad Four in the past escaped the Soviet embrace. But later on, they discovered that sometimes the EU embrace can also be quite uncomfortable and sometimes even draconical. The perception of a growing inequality with the West of the European Union has led in Visegrad IV to a strong emphasis on sovereignty and identity. The Visegrad Group has become, besides other things, a framework to coordinate foreign policies of its member states. But not just that. In some cases, this vision
is about a resistance to the supranational structures of the European Union, which increasingly tend to promote the philosophy of the postmodern, we may call it postmodern hyperliberalism and cultural relativism. But still, the starting point of the present role of Visegrad 4 was 2015, the migration crisis. And as Ratko Chokovsky, one of quite well-known specialists, wrote in 2018, the Visegrad group has not yet played a highly significant or visible role throughout the course of most of its existence. This has changed with the migration crisis in 2015. He wrote it in 2018. And according to another specialist, Bernadette Lichotsky, from the Corvinus University of Budapest, the migration crisis in 2015 proved that the Visegrad group as a regional cooperation is highly flexible. Regardless of conflicts and disagreements within the bloc, Visegrad 4 as a regional forum projects coherence and common ground in foreign policy. This is a quote from the scientists. I also would like to mention that the balance of power within the European Union was changed significantly due to Brexit. The French-German axis, a historical legacy of Aachen, since then became much more prominent. But at the same time, in my opinion, Brexit does not mean that this axis automatically should become stronger. And on the contrary, this is a challenge to Paris and Berlin, in spite of the fact that London since 1972 has been what people call an awkward partner for the European Union. And of course, the Brexit for Visegrad 4 represents a challenge as well. So it seems that most major developments which we have witnessed, let's say, in the past 2 years, have confirmed the relevance of Visegrad 4 as a manifestation of a well thought through and pragmatic approach to what we call integration. And by the way, these days, this is not about Visegrad 4, but also about Austria, Croatia, Slovenia, and some other countries, something what we may call my Visegrad 4 plus. And from my point of view, one more important comment. The European Union and all specialists in European integration know it very well. The European Union is based on two pillars, a pillar of interstate relations and a pillar of supranational relations. And they should be in balance, they should be in harmony to provide the European Union with necessary sustainability and viability. Brexit exposed the European Union to huge pressure. Brexit inflicted huge damage to the philosophy of the ever-expanding Union. And I think that to ignore this fact would be, you know, to further jeopardize the future of the European Union. Well, the Visegrad 4 recently has celebrated its 30th anniversary, but of course, having said all, you know, the words on advantages and visionary points of politicians in Visegrad Group, it would be a mistake to depict Visegrad 4 as a seamless project.
For example, look at some current contradictions between Prague and Warsaw because of coal mines and coal plants. Or, for example, look at, I would put it mildly, different approaches among members of Visegrad 4 to dealing with my country, to dealing with Russia. So opinions in Visegrad 4 on many issues differ significantly. And I would like to draw your attention to the project. It was done in 2019 by the Association for International Affairs in Prague, together with the Slovak Foreign Policy Association, and the project was called Trends of Visegrad Foreign Policy 2019. And this project was based on opinion polls in all Visegrad 4 states. So almost all respondents in Visegrad 4 named Germany as important or somewhat important for their country's foreign policy. Regarding the perception of quality of these relations with Germany, the lowest was the assessment of the Polish-German and Hungarian-German relations. From 74% in Slovakia to 98% in Poland, respondents perceive the U.S. as an important partner. Well, this is quite a natural result, quite expected. As to Russia, more than 70% respondents in Hungary consider Moscow-Budapest relations as one of the five most important, and the lowest figures of importance were delivered by respondents in Czech Republic. And interestingly, in this opinion polls, China did not do well. Only 4.6 of respondents from Czech Republic named China as a top bilateral partner. In Slovakia, the figure is 5.4. Well, in Poland, much higher, 23%. In Hungary, the highest, 32.3%. And lastly, the respondents answered a question on the importance of Visegrad cooperation. The highest positive reply, 95%, came from respondents in Hungary. And the most negative, 29%, from Czech Republic. And in conclusion, very briefly, I think that in general, Visegrad 4, which is evolving in Visegrad 4 plus, judging from different events. So this Visegrad 4 plus has become a constant feature of European politics. This is not something what may just crumble or wither away. 30 years, and it is clear that that this is going to be an increasingly important factor, and not just for the European Union, but at least for the whole body of the European politics. Visegrad 4, together with other neighbors, has also become a promising and attractive market, and not only for the member states of the European Union, but for many other countries, including Russia, China, etc. But in the end, I would like to underline that the legacy of Aachen, Visegrad contradictions, at least currently, do not threaten the very existence of the European Union, of course. But the significant differences of world views between Aachen and Visegrad should be taken into
account by the European political establishment in Brussels, but also and primarily in Berlin and Paris. How the relationship between Aachen and Visegrad is going to develop may be one of the most important features of the very future of the European Union. Thank you. Professor Gromyko, grazie a lei per questa lectio magistralis e questa visione veramente da statista che mi ha letteralmente incantato. Le sono molto grato per questi contenuti. Spero di avere un report del suo intervento, perché questo studio va divulgato, va pubblicato. Grazie, ho il piacere di dare la parola ad uno dei più importanti membri dei quattro di Visegrad, che è l'ambasciatore Adam Zoltán Kovács, ambasciatore d'Ungheria. Grazie. Grazie innanzitutto, buongiorno a tutti. Grazie Paolo per la tua amicizia, grazie per questo caloroso benvenuto, per questa accoglienza. È sempre bello venire qua a Friuli, uno si sente veramente a casa, e complimenti vivissimi per questa comunità che voi avete creato, che si sente. Se parliamo delle associazioni, delle università, delle aziende, il mondo delle aziende, di Confindustria, si vede che siete e lavorate tutti insieme. Queste sono veramente una cosa veramente fantastica. Il professor Gromyko penso che abbia fatto un'analisi molto dettagliata, ha toccato tantissimi tasti importantissimi. Non risponderei subito alla tua domanda, al titolo del nostro panel. Io penso che certamente si è creato un mondo multipolare, si è creato un mondo con vari attori molto importanti, Stati Uniti, Russia, Cina, e chiaramente l'Unione Europea sta cercando di avere un'influenza maggiore. Finalmente speriamo che abbia possa essere un attore veramente importante in modo globale. La pandemia ha un po' scombussolato quello che erano gli equilibri che c'erano prima, ha velocizzato tante cose, ne abbiamo già parlato, digitalizzazione, eccetera. Però non ha trovato tutti i paesi alla stessa salute, e qua mi riferisco soprattutto alla situazione economica. E in questo senso devo dire che i paesi dei V4, i paesi di Visegrad, erano già i motori dell'Europa, perché eravamo noi che facevamo veramente incrementi del PIL del 5% annuali. E sentivi che quella zona d'Europa stava crescendo, mentre l'altra parte aveva comunque qualche difficoltà. E questo comunque purtroppo con l'avvenire della pandemia si è avuto questo riscontro ancora più grande. L'Europa ha subito pensato di fare qualcosa, ha trovato il recovery plan, eccetera. Adesso vediamo come si evolverà questa situazione, perché anche in questa vediamo che ci sono doppi standard che il professor Gromyko ha comunque prima menzionato all'interno dell'Europa. Devo dire che i V4, penso che o parliamo di Mitteleuropa, hanno avuto sempre una visione più conservatrice rispetto all'Occidente, e comunque sarebbe anche fondamentale capire la storia di ognuno di noi, dei paesi, e così uno magari capirebbe perché sono importanti per noi. Soprattutto per l'Ungheria, identità, cultura, sovranità. Queste sono cose fondamentali a cui noi ci teniamo e ci vorremmo tenere anche nel futuro,
E anche se comunque cerchiamo tramite il V4 Plus, per esempio, che il Visegrad abbia un ruolo sempre maggiore, non solo in Europa ma anche globalmente. E questo comunque, come è stato già menzionato, queste politiche un po' conservatrici sono comunque hanno creato un po' di multipolarismo, fra virgolette, all'interno dell'Unione Europea. Si dovrebbe ascoltare quello che dicono i paesi V4. Io sono molto ottimista, nel senso che sicuramente è un'alleanza che è nata, e adesso non torno nel 1335, ma torniamo all'inizio degli anni 90, è nata questa alleanza per avere relazioni politiche, culturali. E comunque la prima meta è stata quella di riuscire a entrare in Europa e di fare parte di nuovo di questa e fare questa integrazione europea. Penso che è una composizione che funziona, perché i paesi del V4 trattano dei temi. Anche se hanno, come abbiamo già sentito, in certi temi ci sono delle differenze di vedute, però cercano sempre di integrare la propria, di fare integrazioni in quelle che comunque siamo d'accordo, andiamo meglio, e in questo si riesce ad avere risultati ottimi, e penso che questo sia comunque un fattore fondamentale dei paesi V4. Dopo questa integrazione che si è avuta all'Unione Europea, adesso in futuro sicuramente i V4 faranno e accelereranno la propria integrazione tra di noi. E ci sono vari comunque progetti di trasporto, di digitalizzazione in vari campi, per essere più vicini uno all'altro, anche perché devo dire che comunque la pandemia veramente ha toccato anche la globalizzazione. Abbiamo visto e stiamo subendo le conseguenze, per esempio per quanto riguarda i microchip, molto è stato delocalizzato in Asia, e questo adesso ci ha comunque fatto dei problemi, perché nelle nostre catene produttive si sono fermate. Mi riferisco soprattutto al settore automobilistico. Perciò vediamo che c'è una direzione, speriamo nuova, nel senso che è meglio investire qua vicino. Dici sempre 600-700 chilometri, siamo qua perché comunque è l'interesse comune di tutti noi. E sono molto contento di trovare tanti amici che sono venuti dai Balcani occidentali, perché penso che siano strategicamente fondamentali e dobbiamo assolutamente supportare la loro integrazione all'Unione Europea, perché è una cosa fondamentale che dobbiamo fare, che secondo me non è solo interesse loro, ma anche comunque interesse nostro. E questo comunque, se parliamo del futuro dell'Europa, che è in discussione, no? E, nel senso che c'è una discussione sul futuro dell'Europa, noi infatti abbiamo assolutamente proposto di coinvolgere anche i paesi dei Balcani occidentali. Sì, la Brexit è stato un segnale che nessuno si aspettava. Prima della decisione, insomma, dei cittadini della Gran Bretagna, nessuno si poteva immaginare che l'Europa potesse perdere un pezzo così importante, che comunque con il suo atteggiamento faceva riequilibrare quello che è stato chiamato la potenza non supranazionale che si sta creando.
È nato sicuramente un asse tra Francia e Germania, anche se chiaramente dobbiamo dirlo che per tutti noi la Germania è un punto di riferimento e questo secondo me non si discute. Vediamo dopo le elezioni del 26 settembre che tipo di governo si creerà. L'anno prossimo avremo le elezioni in Francia e questo comunque sicuramente determinerà il futuro dell'Europa. Per rispondere alla tua domanda sicuramente c'è bisogno di tutti noi, c'è bisogno di un'Europa forte. Per un'Europa forte può esserci se gli Stati membri sono forti e questo secondo me è assolutamente evidente. Dobbiamo essere forti sia economicamente, dobbiamo avere una difesa comune. Sono cose che ci aspettano però che dobbiamo comunque accelerare e magari dobbiamo puntare le nostre priorità su queste questioni e non altre tematiche che magari interessano insomma pochissima gente ma sui media prendono veramente, no? un tempo veramente spazi veramente grandi. Grazie ambasciatore Kovács, credo che abbiamo avuto una panoramica. A me ha fatto riflettere non poco, nel senso che mi compiaccio di aver visto tutte queste evoluzioni più di qualche anno fa, però sono conscio anche delle fatiche che ci aspettano ancora e forse io sono un po' troppo convinto che dovremo fare ancora tanta fatica e mi avete fatto venire in mente quando una sera ad una cena, parlando con un caro amico che la pensa ovviamente come noi e vedeva la mia fatica nel lavorare, nel continuare con questi progetti, con queste idee, e mi ha preso il braccio così e mi ha detto: Paolo, non preoccuparti, non vedi, piano piano tutto sta tornando come prima. Quel come prima per me voleva dire questa ricucitura nell'ambito dell'Europa centrale, ma soprattutto una particolare attenzione ai paesi dell'area balcanica, perché pochi angoli d'Europa per me hanno un fascino e una valenza come i Balcani. Cioè tu giri l'angolo di una strada, cambia lingua, cambia paese, cambia cucina, cambia musica, cambia costume. Cioè, ma dove trovi una ricchezza del genere? Sì, io ho subito profondamente questo fascino, ma al di là di ciò che può essere una mia convinzione, i Balcani sono parte integrante e fondamentale d'Europa. Io mi vergogno nei convegni pubblici, perché sono 20 anni che partecipo con varie funzioni in vari modi, che tutti i politici europei, quando parlano dei Balcani, ognuno dice: sì, faremo il possibile perché entrino presto, sì, il prossimo anno, sì, 7 su 10 il processo di adesione, i temi dei processi di adesione. Morale della favola, non è stato fatto ancora niente. Secondo me, non perché ho tanti amici qui dell'area balcanica, ma perché il futuro passa di lì. Noi non dobbiamo dimenticarci che il nostro vecchio mondo è finito a Sarajevo. E non vorrei che quella pallottola continuasse a girare. Io
Sì, io vorrei dare adesso ad ambedue i relatori la possibilità di una riflessione lampo. Riguardo il futuro dell'Europa, non abbiamo menzionato un fattore molto importante, e questa è la situazione demografica dell'Europa. In Ungheria a settembre c'è stato già il quarto summit della demografia, e questo secondo me è fondamentale. Se ne parla poco, ma purtroppo le nascite sono pochissime e continuiamo a diminuire. La popolazione continua a diminuire, e questo comunque potrebbe avere, insomma, conseguenze molto molto importanti. E pensiamo che c'è qualcheduno che non considera questo fatto e non gli importa. C'è qualcheduno che magari vuole cambiare queste nascite con la migrazione. Il governo ungherese invece è molto schietto sul fatto, da almeno 10 anni, dal 2010, di fare veramente di dare le condizioni alle famiglie di avere più figli. E questo secondo me è una politica fondamentale. Ormai spendiamo il 5% del PIL su questo, e il governo prova ad agevolare i giovani, le donne, ci sono tantissimi, fra virgolette, agevolazioni, aiuti che dà il governo, e che comunque sono secondo me fondamentali per mantenere i nostri popoli e gli equilibri, anche se è una cosa difficilissima, però è giusto che sia così, e che sia una politica, secondo me, di priorità. Grazie. Grazie a te. Un Alexei, un ultimo flash. Well, I think that in the years to come, what is going to be extremely important for our countries and for Europe as a whole is the right balance between ideas, values on the one hand, and efficiency on the other. I would like to remind that our world is very tough. It is hugely competitive. The fact that it is getting more and more polycentric does not mean that it is getting more and more friendly or comfortable for all our peoples and countries. Multilateralism is something what is going to survive or die in the following years. But a polycentric world without multilateralism, without collectivism, without solidarity, means a world without rules. So recognizing that the world is going to stay very competitive, and this is the objective factor, at the same time we should keep in mind that if this competitiveness and toughness is not accompanied by multilateralism, by pragmatism, by a capacity to compromise, then it will be a zero-sum game, and nobody is going to win, not the United States, not China, not the European Union, not Russia. And the last, just the last idea, I think that the strategic thinking is something what we need. We have a lot of things on our hands, what should be done today and tomorrow and next week and next month. But strategic thinking is something what will shape our future
and China until recently was famous for its strategic thinking, for several decades, a clear plan what to do with benchmarks, with reference points. Russia is more or less okay with its strategic thinking due to its political system, which revolves slowly, and there are disadvantages, but at the same time, there are people who can, you know, think not in terms of months, but in terms of years. So it's the quality of personalities, fine, but still, if we are lucky with personalities, then strategic thinking is possible. Now the European Union gives us an example of strategic thinking. I would name just two domains. One is what is called strategic autonomy. From my point of view, this is not a castle in the air. This is something without which the European Union will be sidelined in international politics, in global politics, by other centers of power. Strategic thinking first, and secondly, the idea of the Green Deal, which is very controversial, which can lead to further contradictions, and not just with Russia, with China, but even with the United States. Not to mention many other countries which can become, you know, which can become victims of certain toolbox of the European Union, which is envisaged for those states who lag behind the pace of the Green Deal in the European Union. So I think that the strategic thinking is something what should be taken into consideration by the United States, by the European Union, by Russia, by China, by well, many other stakeholders and players. If we want just to build a better world in 20 or 30 years' time just for our country or for our bloc or union, this is not going to work. We may discuss as long as possible such topics as deglobalization, decoupling, fine, but decoupling and deglobalization does not mean that we are getting to depend upon each other less than we are now. I think that we are getting to depend upon each other more than we do now. So let's hope that, like Mr. Petitzel mentioned, you know, the relation between the past and the present, all new is a well-forgotten old. And judging from, you know, from the legacy of our peoples and our cultures and our civilizations, Europe was on the verge of total destruction when it, you know, was eager to impose a will of one part of Europe on the another. And in the 20th century, we experienced this twice. The almost total destruction of European civilization, but at the same time we have hope, we have well, some elements or fragments of strategic thinking. We have the international law, we have the United Nations, we have the European dream, we have the well, the Russian dream, the Chinese dream, the American dream. So let's try to make these dreams compatible. I do not mean that they should become a single whole, but let's them make at least partly
more or less compatible visions of the world we want to live in. One more time, thank you very much, Alexei. It's really your words and your vision is for me a window to the future, our future. Thank you very, very much. Grazie, ambasciatore, per il suo intervento, il suo sostegno, il suo appoggio su quelle che sono le nostre idee e la nostra visione del futuro, per la quale vi garantisco io continuerò sempre a lavorare, perché vedo in questo la salvezza dell'Europa e degli equilibri mondiali, con tutta modestia, perché sono piccolo così, però ognuno deve fare la sua parte. Grazie molte.